sera, frutta fresca di stagione, i chicomori, questo amore, più crema dopo sole che tormentone. Ah, ah, belli capelli, ma sì, un passo di twist and I have a dream, le scarpe di Travolta nel festival gris, come mi agito quando sei qui, anima mia, portami via, sopra un ricordo di sana follia, malinconia mia, terapia. Eccoci qua, bentrovati a Udinese Tonight, anche in questo lunedì dove ci godiamo i 13 punti in 7 partite, che sono davvero tanta, tantissima roba. La vittoria contro il Lecce, che ci proietta verso una pausa di campionato davvero serena e tranquilla. Tante sorprese anche stasera, come sempre al Tonight. Comincio salutando Attilio Tesser, ciao mister. Ciao, bentrovati. È sempre un piacere. Piacere. Saluto mio. Anche Gianfranco Cinello. Ciao a tutti, buonasera. Sei pronto con la frase? Sì, ce la teniamo per il gran finale. Guarda che stanno tutti attaccati alla TV per sentire la frase di Cinello. Sì. Dispensa filosofia, sai mister, Cinello è così. È saggio. Sì. Un po' meno saggio, un po' più infuocato. Marco Tavianna, ciao, buonasera. Ciao Giorgia, buonasera a te e a tutti i telespettatori a casa. E poi c'è la via di mezzo, Massimo Campazzo, buonasera. Buonasera a tutti, ciao, ciao. Il giovane del gruppo, diciamo così, Alessandro Surza, ciao. Ciao Giorgia, ciao a tutti, buonasera. Abbiamo preparato non ancora. Ora forse la musichetta per ma ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando. Allora, io prima di presentare l'ospite di stasera, entrare in tutti i discorsi che riguardano l'Udinese, io voglio chiedere una cosa a te, Ser, ma hai avuto, mister, dei giorni un po' turbolenti? Abbiamo letto di partenze, inversioni a U, ritorni, possibili ritorni a Trieste, poi non succede. Che è successo in questa settimana? No, ho fatto un viaggetto, andata e ritorno e sono tornato a casa mia, a Udine. Quindi abito qua, sono qua, sono venuto a vedere la partita sabato, è stato un piacere e stasera sono qui con voi a commentare quel bel risultato che è stato fatto. Bene, quindi era solo una gita fuori porta per divertirsi un po', no? Sì, è un po' troppo complessa, tutta la puntata andrebbe su questo e quindi è bene che parliamo di Udinese. Va bene, ma siamo sicuri che insomma presto la panchina su cui siederai non sarà quella del Tonight, insomma. Vediamo fermento, vediamo movimento attorno alla tua professionalità che sappiamo essere altissima e giustamente te la meriti. Allora, partiamo andando ad accogliere l'ospite che questa sera ci terrà compagnia, Clip, scopriamo chi è. Gerusalemme, hija de Alami. King Lesesi Bue, benvenuto. Buonasera. Buonasera. Ciao King. Ciao, buonasera. È sempre un piacere. Ciao, buonasera. Ecco. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, buonasera. Ciao. Ci sono dei giocatori ciao. Che quando entrano ti mettono già di buon umore. Lui è uno di questi. Cioè, Sì. Ecco, grazie. Questo bel sorriso che ci piace sempre. Allora, che bel momento, eh? Siete contenti? Sì. Sì, siamo contenti, abbiamo vinto la scorsa partita, abbiamo fatto bene in questo campionato, questo è un passo davanti. Molto, molti passi avanti, rispetto a quell'anno brutto che ci vogliamo dimenticare, questo sembra veramente di essere in paradiso. Attilio, tu hai visto le ultime due partite, che Udinese hai visto? Guarda, io ho visto quella con il Parma in TV, poi le ultime due con l'Inter. Parma sono stati veramente bravi, hanno giocato qualitativamente molto bene, tatticamente interpretata bene. Con l'Inter se la sono giocata a viso aperto, lo scorso anno era stato un monologo solo dell'Inter, quest'anno hanno realisticamente messo in difficoltà l'Inter, che poi ha una qualità superiore e quello lo dice Gabbiadò, però è stata una buona partita e quella con il Lecce è stata una vittoria meritata ampiamente. Quindi ho visto una buona squadra in salute, con una mentalità bella giusta, una squadra aggressiva, una squadra che si va a giocare sempre la partita, mai rinunciataria, mai a subire, quando c'è da subire si subisce, mai si è pronti poi a ribaltare sempre.
È vero. L'impressione che abbiamo è che sicuramente è una squadra che può migliorare sotto vari punti di vista, non sarà una squadra perfetta, ma è una squadra che ha un'anima, è una squadra che non molla, è una squadra che va in campo per vincere, per provarci. È questo un po' il cambio di mentalità, è riuscito Kingsley? Sì, penso che grazie al staff, al direttore, con il nostro allenatore, io penso abbiamo cambiato le mentalità, perché la scorsa anno sempre pedra, anche in casa, e lui ha detto sì, devo vincere tutte le partite a casa. A casa siamo forti con i tifosi, con tutti, e devo cambiare un po' di mentalità, anche in lavoro, in campo, in palestra, in fisio. E sì, adesso ho visto un passo davanti. Eh sì, sembrate anche più felici in campo. Sì. Vero? Sì, molto felice. Sì, anche quando vinciamo, sì, tutti sono felici. Anche contro Inter. Per me anche abbiamo fatto bene. Sì, perdiamo la partita, però sì, è una cosa differente. Che poi si fa presto a dire cambiare la mentalità, ma non è proprio così facile. Io credo che sia la cosa più difficile da cambiare, cioè voglio fare un giro di pareri su questo, no? Perché è chiaramente quello che vediamo, no? Sono partite che anche se subisci, se soffri, se, ripeto, non sei perfetto, però rimani lì, rimani aggrappato alla partita, crei le occasioni e trovi anche lo spunto per vincerle. Ma cambiare la mentalità è una cosa che, come si fa, Tiglio, secondo te? Intanto è una parola molto complessa, sembra facile dire basta cambiare mentalità. Sì. E non è così, non penso che un allenatore dica stiamo di qua, da qualche interpretazione tattica, no, però la mentalità la si acquisisce nello spogliatoio, nella convinzione, e dopo si va sul campo e si traduce quello che l'allenatore si dà con fiducia, credendo nella proposta che viene fatta, di giocartela, ti devi sentire in umiltà ma forte, sapere che hai un tuo valore e poi esprimere e te ne vai a giocare la partita. Con i risultati si prende fiducia e tutto viene decisamente più facile. E allora dopo lì si percepisce che veramente su quelle sfumature difficili anche da decifrare ti stai cambiando quella che si dice mentalità. Ti entra dentro un qualcosa che se la metti dentro poi non ti va più via, quella voglia, quella cattiveria di lottarti la partita fino in fondo. Chi è, lo chiedo anche poi a voi, il principale protagonista quando si dice cambiare di mentalità? È l'allenatore? Cioè parte dall'allenatore, parte dallo staff che sta attorno alla squadra, parte dalla società? Da dove parte il cambio di mentalità? Chi vuole partire? Sentiamo. Io dico che intanto, come diceva Tilio giustamente, la mentalità è fatta di tanti piccoli dettagli che vengono cambiati piano piano, prima fuori dal campo e poi nel campo. E secondo me gli autori sono l'allenatore e i giocatori, tre componenti fondamentali che sono sempre, diciamo così, il fulcro di tutte le cose che funzionano o non funzionano. Quindi merito a questo gruppo di lavoro, cioè quindi la società che ha dettato, diciamo così, le linee, all'allenatore col suo staff e ai giocatori che hanno seguito questi dettami, e adesso in campo anche partite difficili, perché non dimentichiamo, abbiamo vinto meritatamente, ma non abbiamo vinto una partita facile, no? Specialmente nel primo tempo, no? Partite l'anno scorso mi sembra che con le piccole non le abbiamo vinte a nessuno, no? Quest'anno invece le portiamo a casa tutte, no? Quindi questo è molto importante. Beh, 13 punti sono tanta roba, Marco. Incredibile. L'anno scorso 13 punti li abbiamo ottenuti a dicembre. Siamo andati a dicembre con 9 partite in più, quindi sì. Non volevo ricordare questi numeri. Mentalità, Giorgia, mi hanno detto tutto quanto loro. Io ti dico una cosa che ho visto sabato, no? Soprattutto nel primo tempo, quando la squadra non si è espressa ai massimi livelli. Però quando un allenatore ti dice che lui vuole imporre il proprio gioco, vuole la gestione della palla, e lo esaspera, perché nel primo tempo noi abbiamo fatto anche delle difficoltà ad uscire, ma se tu vuoi costruire un qualcosa con la squadra lo devi insistere su quello che stai lavorando, e secondo me il secondo tempo è figlio del primo, perché l'allenatore dice io ok, mi prendo tutti i rischi e io so che magari qualcuno ci può anche fischiare, ma questa è la strada giusta. Quando poi i giocatori lo fanno suo, stai tranquilla che l'allenatore farà uno step seguente, comincerà a dire lo facciamo quando serve, quando non serve non lo facciamo. Questo è un esempio pratico, perché poi noi sabato contro Lecce mancavano 6 titolari. Cioè noi è passato in sordina giocatori come Tovin, come Christensen, Zanetti, Pagero, Lovric e se permetti Camara, che è entrato per fortuna negli ultimi 20 minuti,
ma era assente anche il francese, capito? E vincere una partita così è fondamentale per il cammino, perché secondo me, e lo dissi prima della partita, era quella che poteva dare delle risposte, cioè questa vittoria ha consolidato le altre partite e anche gli altri risultati. Se con Roma e Inter hai segnato un po' il passo, ma con l'Inter diventa difficile, perché a Tilo ho detto che la prestazione c'è stata e sono con te e con lui, sta di fatto che con l'Inter abbiamo commesso qualche ingenuità di troppo. Però è la mentalità quello che porta avanti. Due cose: il primo tempo, incredibilmente, ma a me è piaciuto quello che ho visto, non per quello che si è visto in campo, ma per quello che l'allenatore vuol trasmettere, e poi la grande capacità di Runic di leggere la partita, perché i cambi che ha fatto sono stati cambi determinanti e anche presi con coraggio, perché la doppia punta l'abbiamo vista poche volte in questo campionato, solo a Bologna, se devo dire la verità, l'anno scorso poche volte, per fortuna, in quel di Frosinone, ma sembrava che non rientrasse nel DNA dell'allenatore. Ha capito che poteva mettere in difficoltà la retroguardia del Lecce e lo ha fatto. E poi Zemura nella fascia destra, no? Anche questo, se permetti, un mezzo azzardo. Tu hai Rui Modesto in panchina, ma lui si fida di Zemura, che lo ripaga. La trasmissione ha detto praticamente tutto. Sì, cioè, allora andiamo a casa. Possiamo andare via. No, però il fatto che è simpatico. Quando sì. Ecco, se vuoi te lo mando a casa ogni tanto, ti dici due barzellette, vedrai come ti tira sull'umore. No, il fatto che le cose vadano bene, che ci sia un benessere globale, è anche testimoniato dal fatto che poi ci sono dei protagonisti inattesi. Zemura, ma anche Zarraga, ma anche insomma tutti questi ragazzi che vedevamo molto meno. Sono all'altezza. Ma hai detto una cosa giustissima, Giorgia. Se tu vedi, il rendimento di tutti è cresciuto. Sì. Prima della punizione bellissima di Zemura, secondo me il migliore in campo era Cabasele, no? Per capirsi. Cabasele. Ha giocato una partita fantastica. Sì, potrebbe ormai fare l'attaccante. E l'anno scorso era un giocatore che ha sofferto tantissimo. Loro due, loro gli esterni, che come stanno giocando quest'anno? Ogni partita meglio. La fiducia che stai prendendo tu, qualche dribbling di suola, vuol dire che stai bene, vuol dire che sei contento, che hai fiducia. Stanno crescendo tutti. Se vuoi la mia opinione, il grande merito va a due persone, a Costa Runei c'è Gökhan Iller. Secondo me il miracolo lo stanno facendo loro, perché obiettivamente hanno cambiato molto all'interno di questa squadra. Gökhan è praticamente lo sceriffo, in un certo senso, come era Spalletti, no? Avevi paura che aprì la porta di casa e trovassi Spalletti in casa per capire sì. A che ora sei tornato a casa. Cioè, però serve come? Runece, obiettivamente si è calato in maniera incredibile, come se avesse sempre fatto il calcio italiano, sempre praticato l'allenatore da noi. E soprattutto hai vinto una partita molto difficile, con tante assenze, strameritando di vincerla, perché il Lecce praticamente non ha mai tirato in porta. Quindi bravi, meritatissima la posizione, e secondo me il bello deve ancora venire. Questo è bello, guardare al futuro così, assolutamente. Senti, ma tu come valuti fin qui la tua stagione? Come ti stai trovando? Così. Bene, sì. Sei felice di quello che stai dando? Sì. Pensi di poter dare di più, di poter migliorare? Pensi di essere al massimo? Come ti vedi in questo momento? Primo mi sento bene, questo sempre grazie a Dio per me, di essere qua. E dopo sì, voglio migliorare ogni giorno in tante cose. Adesso ho giocato la partita e sì, adesso... Tra l'altro hai fatto sempre 90 minuti tranne ieri, Sì, sempre. Cioè sei 90. Uno di quelli che è stato sempre in campo. Sì, la scorsa anno dopo 30 minuti ho fatto crampo, so. Questo è il migliore e voglio anche fare assist, fare gol per la squadra. Questo è un altro passo davanti, però sì. Devo essere grazie adesso e sempre lavorare. Ma diciamo una cosa esagerata quando diciamo che Runjic ha voluto che tu rimanessi qui, perché c'era stato un momento in cui sembrava che tu potevi anche andartene in quest'estate, no? Poi con l'arrivo del mister invece sei finito tra gli intoccabili. È partito subito un rapporto importante di fiducia tra voi due? Sì. Come si dice, questo mister è un po', lui non lo so, lui è differente, un po' speciale, perché ogni titolo è importante,
Questo è un po' differente per lui, e anche tutti i giocatori sono importanti, come si dice Saraga, Semura, però anche Ike Braufe, tutti chi gioca e chi non gioca, in mister occhio siamo importanti, e questa è una cosa differente. Sì, questo è un attore speciale. Cosa ti chiede in campo di diverso rispetto magari a quello che facevi gli altri anni? Correre. devo correre, però anche davanti, però anche devo tornare anche. E, sì, e farò giocare davanti, fai gol, fai assist, però anche questo bisogno è di energia. Questo okay. È differente, ti puoi fare l'energia nel campo per tutti. Okay. Sì. Quindi insomma l'obiettivo adesso è fare assist e gol. Sì, oltre a difendere, quello lo fai già bene, insomma un paio di gol li hai evitati in questa stagione, dopo andremo a vederla. Sì. Allora cerchiamo di andare a vedere qualcosa dal punto di vista tattico, Alessandro. Sì, nella partita contro Lecce, anche su suggerimento del buon Cinello, abbiamo diviso primo tempo e secondo tempo, perché altrimenti poi veniva un po' lungo. Il primo tempo, cosa che si era notata fin secondo me dal calcio d'inizio, l'Udinese non aveva Florian Thauvin, quindi non aveva la fonte di gioco principale della tre quarti in su, e si vede come sia Kellenkamp, che in questo momento addirittura scambia con Okoye, sia Brenner venivano tanto indietro a cercare spazi. Che cosa succede? Brenner è un giocatore che ama fare questo tipo di gioco, però di fatto si andava un po' a intasare la manovra. L'Udinese cercava di andare, come si vede anche in queste immagini, palla al piede, di fatto a costruire dal basso, ma Lecce era compatto e quindi l'Udinese di fatto faceva fatica, a volte guadagnava qualche metro per poi perderne altrettanti. Brenner, come detto, provava a venire a incollare un po' il gioco, qua lo vediamo addirittura oltre la linea di metà campo, perché Brenner era questo qui che si trovava quando l'Udinese cercava di impostare sulla tre quarti difensiva, e Lucca di fatto era molto isolato. L'Udinese ha provato anche in questa circostanza qua, sempre da dietro, Touré, Okoye, di nuovo Touré, un po' di staticità di fatto si vedeva nella partita. Karlström addirittura, che questo lo fa sempre, si doveva provare ad abbassare, e poi alla fine andava da Biol, che poi che cosa faceva? Doveva provare anche ad azzardare una giocata, e ha rischiato anche di sbagliarla, perché Lecce, che come diceva prima Max Campazzo, di fatto non ha costruito nulla se non un'occasione con Dorgu, poi ha provato ad approfittare degli errori dell'Udinese, che faceva, come detto, fatica, e la soluzione della palla lunga non l'aveva praticamente mai provata. Nel secondo tempo è entrato Davis. Ora, con l'ingresso di Davis, non è che l'Udinese è iniziato a prendere a picconare su, assolutamente, però di fatto guardate questa azione, Davis sì veniva ogni tanto incontro, ma andava anche ad allungare la squadra avversaria. Il baricentro di Lecce, beh, qua poi Zemura sbaglia lo stop, ma non è questo l'importante, il fatto che Davis con questo suo movimento a pendolo, sempre Lucca prima punta e Davis a fianco, però intanto erano due attaccanti in area che tenevano giù la difesa del Lecce. Il Lecce ha abbassato il proprio baricentro, l'Udinese lo ha alzato, proprio perché Davis era in grado sia di andare lungo, sia, come si vede in questa azione all'inizio del secondo tempo, di fare anche quello che faceva un po' Brenner, con una qualità di fatto tecnica diversa, ma con una potenza fisica di un altro livello. Qua viene a prendere palla, punta l'uomo da centrocampo ed è Davis che poi di fatto dà il via a questa azione qua, che poi viene prolungata. Zemur la mette giù bene di petto, ributta questa palla dentro, e guardate chi va a concludere, a provare a finalizzare, Davis, che becca in faccia di fatto, o sul petto comunque, Baschirotto, che si immola e evita il gol. È stato un Udinese diverso anche qua. Davis viene lungo, viene corto, va avanti, poi va lungo a prendere il pallone che gli lancia Cabasele. Come sempre fa sportellate, e vedete, ne ha tre addosso Davis, e quindi che cosa succede? Se Davis ne ha tre addosso, in area c'è più spazio per andare, in area c'è più spazio per Lucca, che non è braccato dalla morsa di tutti i difensori giallorossi. E di fatto l'Udinese poi l'ha vinta, è vero, su una punizione, però ha tenuto la Lecce. Per assurdo le occasioni clamorose sono arrivate anche nel primo tempo, però c'è stato il palo di Sarraga, il traversone, nel secondo tempo l'Udinese, pur creando meno, però Lecce non è mai uscito dalla propria metà campo. E a differenza dell'anno scorso, quest'anno è anche... Mancavano giocatori importantissimi, non hai sofferto mai, davi sempre la sensazione di pericolo. Mancavano 6 giocatori titolari e tu non hai mai sofferto. Secondo me è una grande prova di maturità. Esatto, questa partita qua l'anno scorso non finiva. Non finiva così. Quindi si può giocare col doppio centravanti di peso, Attilio?
Lasciamo al mister queste cioè, incombenze. È una soluzione che vedevamo da tanto, dobbiamo dirlo. Ma l'abbiamo visto anni e anni. Abbiamo visto l'ultima partita, come diceva Marco prima, col Frosinone, che ha portato i suoi frutti, no? Sì. L'ha messa lì. Sì. Per Davis ha fatto gol, insomma, tutti e due gli attaccanti hanno lavorato bene assieme, ma tutto è possibile fare. Dopo sono equilibri di squadra che l'allenatore vede man mano che trovano la condizione. E quello è l'applicazione da parte di tutta una squadra che vale, non c'entra se giochi con uno o due attaccanti, no? La differenza non la fa lì, la fa sulla testa quello che un allenatore riesce a tirare fuori il meglio di sé da ogni calciatore e la disposizione del calciatore a mettersi appunto a disposizione di tutti quanti. Davis è entrato nel secondo tempo, non è caratteristica sicuramente di Brenner, però viene incontro, fa accordo, ma dopo subito si allunga, va a prendere la palla in area di rigore, quindi possono giocare sicuramente assieme, sì, gli equilibri di trovare Cottaveni e tutto quanto, c'è spazio per tutto, che tutti dicono mancano 6 titolari, ma abbiamo appena sentito che sono tutti titolari, che l'importanza è farsi sentire là, quindi non, mancano diciamo dei giocatori importanti, sì, chiaro, diciamo che Tavè in questo momento per qualità anche personalità è un qualcosa superiore, possiamo dire sicuramente titolare, il resto avere queste opportunità di ruotare aiuta molto, aiuta la squadra perché tutti sentirsi partecipi è una funzione di spogliatoio che è la parte fondamentale per far bene. Sì, perché adesso tu hai 20 titolari, perché adesso andremo a giocare a Milano tra 2 settimane, ma voglio vedere chi gioca tra Camara e Zemura, chi gioca tra, mettiamo che tutti stiano bene, tra Zanetti e Cavasele, tra Touré e Christensen, o in mezzo al campo tra Lovric e Marco Attilio, che è un bravissimo allenatore, a piacere come allenatore di avere più possibilità possibile, perché l'abbiamo detto altra volta, magari avere più opzioni possibili, più giocatori in forma. No, è vero, poi piuttosto che girarti in panchina e dici oddio, non ho nessuno a far entrare, rendere tutti partecipi, perché l'allenatore oggi è stato molto bravo anche lui a rendere tutti partecipi, oggi lui ha 20 titolari e quindi adesso lui li gestisce, che non è facile. Meglio l'abbondanza che la carestia. C'ho anche lo slogan, se vuoi. Vai. Sei pronto? Vai. Aiuto. Aperte virgolette, Costa 2 punti, il resto è contorno. Chiuso. Vabbè, è stato un piacere. Possiamo andare a casa tutti? No. Ti sta facendo concorrenza, vedi, non ti raggiungerà mai. Invece, Giorda, vuol dire una cosa a completamento dell'analisi fatta prima da Attilio e dagli ospiti e da Alessandro. L'Udinese ha questa, diciamo così, quest'anno questa propensione al gioco da dietro, no? Lo ha fatto proprio il primo tempo con difficoltà, perché il Lecce ha avuto una pressione molto alta, anche feroce, no? E ha costretto l'Udinese a dei passaggi azzardati, non molto puliti, che ti fanno venire il braccino corto un pochino, no? Nelle uscite, no? Però la bravura dei ragazzi e del mister qual è stata? Io la chiamo il piano B, cioè se così non ce la facciamo metto Davis e creiamo altre situazioni di difficoltà a Lecce, no? Quindi è stata molto bella questa soluzione del piano B, che magari non sempre puoi metterla in campo, ma in certe situazioni ha dato i suoi frutti ed è vincente. Assolutamente. Allora, un po' di messaggi e poi andiamo a vedere la stagione di Kingsley. Sì, allora, parto con i messaggi che ho selezionato fino ad ora, che ce n'è tanti anche proprio per King. Tra l'altro, poi ce ne sono un paio in olandese. Ora, sì, quelli, fin lì non arriviamo, credo. Se lui vuole in diretta leggermeli, se no vediamo, io glieli faccio vedere, ragazzi, anche dopo. Sì, mi domando anche io, malissimo. Come si fa a giocare olandese, Gianfranco? L'olandese hai ragione, però se vuoi, visto che tu me l'hai insegnato, puoi venire a leggere. Ma non posso, io verrei volentieri, ma è il tuo lavoro, non è il mio. Hai ragione. Allora, innanzitutto, i messaggi sono... per Kingsley, questo è Gabriele che ci scrive, devo dire che Kingsley è migliorato tantissimo nell'ultimo anno e credo che adesso tu possa crescere ancora con gol e assist, come dicevi tu. Poi l'Udinese non mi è piaciuta nella prima mezz'ora, poi invece siamo usciti e non c'è stata storia. Benissimo Touré, Sarraga e anche Zemur, ovviamente, per il gran gol. Questo era Gabriele. Poi ancora, congratulazioni a Kingsley per essere un punto fermo di questa rinata Udinese che quest'anno sta facendo sognare tutti i tifosi. Il campionato è lungo, non mollare mai, King. E poi anche qua, Chiara da Almicco, in olandese la seconda parte non la so leggere. Un altro conoscitore dell'olandese che abbiamo. Io dico sempre che questa è una trasmissione internazionale, però ogni volta mi stupisco. E poi mandi lui però a leggere i messaggi. Sì, dovremmo provvedere, avete ragione. Qua io mi so fermare a Oi Kingsley, e questo.
c'è qualcosa. Va bene, qua. Poi andiamo avanti. Eisibue ci scrive Alice: sei il mio calciatore preferito, perché in campo lotti, ti impegni al massimo e anche nei momenti difficili non ti arrendi mai, continua così. E l'ultimo messaggio che ti prendo da questa prima parte è: quando l'anno scorso avevi giocato anche a sinistra, ti volevano chiedere da casa Stefano, visto che poi Zemura ha giocato a destra, cosa cambia per un esterno nel vostro ruolo? Tu che giochi sempre a destra, è più difficile, no? Giocare a sinistra oppure è uguale? Sì, no... E cambiamo tutto, però quando io gioco a sinistra è un po' facile entrare a fare dentro, però quando tu hai pressione al piede sinistra è poi difficile, cosa è tanto, che sono un tutti po', i riferimenti cambiano. Sì, o devo migliorare i miei piedi sinistra. Vedi, si può migliorare. Tra l'altro, Giorgio, ce n'erano anche un paio per Attilio. Sì. Auguri al mister Attilio Tesser, spero che possa trovare quanto prima una grande panchina, perché se la merita un allenatore come lui, soprattutto un grande uomo, un grande signore, Max. E poi ancora, ciao a tutti da Fabrizio da Fiume Veneto, un saluto a mister Tesser che stimo moltissimo e ammetto di aver sempre sognato di vederlo anche sulla panchina dell'Udinese, quindi insomma ti stimano. Mai dire mai. Grazie. Ecco, io a me di te posso dire una cosa, mi colpisce tantissimo l'umiltà, perché sei uno che è sempre stato al suo posto, ha sempre lavorato in silenzio, non ha mai detto una cosa fuori posto, è sempre stato propositivo, è sempre stato sorridente. Ecco, io credo che tu abbia questa qualità incredibile, te la riconosci, quella di essere un ragazzo umile, tranquillo. Sì. Eh? Sì. Sei sempre stato così? Sì, però questo... Sì, io penso che questo è grazie a Dio e a Gesù, perché ho cambiato tutta la mia vita. Mi dà pace e fiducia e anche forza. E per me la vita non solo per me. Per tutti altra gente, per me, e voglio dare una cosa differente, sorrindo, un riso, cosa ho, perché questa è la vita, non solo per me, per tutti, questo per me è importante. Quando è che hai scoperto così importante Dio nella tua vita? Perché mi pare che tu abbia una grande fede, giusto? Lo sentiamo dalle... C'è stato un momento in cui hai capito che avevi bisogno di questo? Sì. Quando ero piccolo era sempre così. Era un po' caos, come i miei capelli così, però adesso non è che adesso non è che il Signore te li abbia sistemati, però stai bene così, sì, voglio dire. Grazie. Cioè tu dici eri un pochino più fuori di testa? Sì, da sì, giovane. Sì. Poi sì. Cosa succede? Com'è che a un certo punto invece diventi un ragazzo così? Non lo so come si dire, però quando ero piccolo io non posso parlare così o aperto, sempre timido, sempre abbriato, e una cosa difficile. Ok, eri timido, un po' arrabbiato col mondo. Sì, cambiando col mondo, con mio, però quando io cresco in la fede e per in Dio, questo è cambiato mi tutta la vita, e ho visto sì, questa vita io non sono importante, Dio è importante anche alla altra gente, e questo voglio essere. Beh, questo è bello, però, di come la fede ti possa aiutare a trovare anche la pace interiore, no? Immagino, perché sì. Se prima eri tutto così un po' rabbioso, adesso si vede che sei sereno con te stesso. Sì, perché il mondo è cambiato tutto. Adesso, oggi è numero uno, domani due, tre, non lo so, devo essere tranquilla, tranquillamente. Certo. Un giorno giochi bene e segni, sei un eroe, il giorno dopo giochi male, sei scarso, sì. No? Perché sì. Voi siete in questo tipo di sistema qui. Sì. Quindi avere un equilibrio interiore credo che sia davvero importante. Sì.
Bravo, eh? Sì, grazie. Grazie mille. Allora, andiamo a vedere la stagione di Kingsley? Sì, siamo inondati, devo ammettere, dai messaggi per Kingsley Esibue. Credo che sia... che ci fa veramente piacere, credo che la gente che ti voglia bene. Sì. Siamo contenti che la gente ti voglia bene. Cioè, davvero. Grazie. Non c'è un messaggio che non sia per lui, quindi insomma, dopo ne leggiamo altri, E allora, il focus di Kingsley, cominciamo con la grafica che abbiamo preparato per l'esterno classe 95, che come vedete ormai è qua alla terza stagione, la prima all'inizio, ve lo ricordate, no? Sembrava dovesse un attimino abituarsi, poi con Sottil prese il via e a fine di quella stagione lì purtroppo ci fu l'infortunio al ginocchio per Kingsley contro il Napoli. È arrivato ovviamente dalla squadra tedesca del Colonia. Le presenze in bianconero sono 60, 2 gol e 2 assist, quest'anno 8 presenze, di fatto non ha giocato solo nell'ultima in Coppa Italia, un assist e si è portato a casa anche il premio di MVP contro il Como con l'assist appunto offerto a Brenner, e come diceva prima Giorgia è stato sostituito per la prima volta contro Lecce, perché prima l'aveva fatte tutte dal primo al novantesimo. La stagione allora di Kingsley Esibue, che da casa continuano a dirci assolutamente convincente, è comunque di fatto partita con un salvataggio subito alla seconda giornata contro la Lazio, salvataggio che poi vedremo replicato anche di fatto contro il Como. Questa è la grinta che vogliono vedere i tifosi, va a sradicare il pallone dal centrocampista del Como e poi di fatto riceve da Lovric ed è lui che va a chiudere con un tiro cross insidiosissimo dove veramente Lucca non c'è arrivato per una questione di centimetri. Questo, come raccontavamo, è l'assist con la galoppata velocissima sulla destra che ha portato al gol di Brenner, e con questo assist e con tante altre giocate nella partita col Como, che poi magari te lo chiedo, ma di fatto credo che sia stata la migliore di questa stagione, ha vinto il premio di MVP, qua all'83esimo sovrapposizione ancora per il cross per Iker Bravo, questo è l'altro salvataggio fondamentale e poi anche l'astuzia, la forza e l'esperienza di andare a prendersi subito dopo una punizione sempre contro il Como. Poi passiamo alla gara contro la Roma, che in una giornata di fatto opaca aveva avuto anche la palla non facile, però calciata col sinistro fuori per provare a mettere un po' di paura a una Roma che poi, l'abbiamo detto, ha di fatto vinto meritatamente contro l'Udinese. Arriviamo alla gara contro Lecce, dove davvero il numero di cross è aumentato, ne ha fatti 8 da destra, tra bassi, alti sul primo e sul secondo palo. In quello che abbiamo visto poco fa, Lucca aveva provato a lanciarsi sul primo palo, poi qui ha aspettato il movimento di Sarraga che gli ha aperto campo, viene dentro, Gallo deve stringere, la scarica coi tempi giusti, sempre per Sarraga. Ora, qua è arrivato prima Baschirotto, però le idee sono quelle, o va Kingsley oppure può anche accentrarsi, come ha fatto vedere qua. E poi ancora, palla sempre per Kellenkamp, che la torna a Esibue, che poi va anche a provare a puntare, perché è una cosa che quest'anno sta aumentando come mole di lavoro anche sulla destra. Pallone perfetto per Lucca, che cerca la sponda per Davis, e poi l'azione di fatto non finisce, c'è il pericolo con Zemura che mette la palla dall'altra parte, poi guarda caso la stava andando a riprendere proprio Kingsley, sempre preciso, sempre attento di fatto, e quindi insomma per ora la miglior stagione da quando sei a Udine. Grazie. Vuoi dire qualcosa in olandese? Traduce lui poi, eh? Se vuoi. Anche io. Anche io. Ok, grazie. Ok, perfetto. Ci siamo. Pensa ai tulipani, tu. Pensa ai tulipani. A te ti ha colpito quello che ha detto, questa cosa della serenità interiore, no? Tu fai l'allenatore da un sacco di anni, credo che le generazioni di calciatori siano anche cambiate, e forse la serenità interiore è quello che alla lunga ti fa arrivare in carriera, è così? Ma saper gestire i momenti sicuramente sì, quindi di equilibrio, di non esaltarsi o di non deprimersi quando le cose vanno un po' meno bene, quindi sicuramente sì. Quello che ha detto della fede è di aiutare gli altri, quindi per me è già una cosa bella, in spogliatoio è lì pronto a mettersi a disposizione dei compagni, della squadra, quindi creare gruppo. Adesso parlo nel calcio chiaramente, però vale nella vita, perché ancora maggiormente sotto questo aspetto, però stiamo parlando di calciatori, quindi è giusto esaminarlo così. La predisposizione mentale, l'umiltà di mettersi a disposizione, penso che sia una cosa estremamente bella e positiva. Sì, sono quei giocatori che in uno spogliatoio stanno bene, fanno bene, fanno bene all'aria che si respira. Oh, avete domande? Io ho una curiosità.
siete, non sei, tu sei giovane, però un po' ne hai viste di cose. Tutti i giocatori che arrivano qua, abbiamo visto Cabasele, abbiamo visto Camarà, adesso ci sei tu, siete veramente delle belle persone. Lasciando stare l'aspetto dei giocatori, la persona, siete delle persone assolutamente per bene, che uno avrebbe piacere di frequentare anche fuori dall'ambiente calcistico. Quanto vi aiuta un clima del genere in campo? Perché a me pare che sia veramente un bello spogliatoio il vostro. Sì, io penso anche questo fatto Gökhan İnler, anche perché come io, però Cabasele, Camara, Toven, anche per me la giacca, Iacca, Giannetti, questi altri, anche i Padelli, questa hanno una, abbiamo una responsabilità. Responsabilità. Sì, come? Responsabilità. È difficile. Sì. Responsabilità. È difficile. Sto studiando l'olandese, so che l'olandese è verantwoordelijkheid, però questo è... Sì, sì. Io che ho capito, ho detto che cerco un po' più di responsabilità. Responsabilità. Sotto la panca, la cosa. Sì, per il gruppo, anche in campo, quando non fa bene, anche per me Cabasele è migliore in campo. Con in difesa, però anche davanti ai gol. Ecco, questo ha cambiato tutto, anche in spogliatoio, fuori dal campo, però anche in campo, però anche quando abbiamo un allenamento. Questo devo cambiare la mentalità, perché Cabasele ho visto tutto, ho visto molto anche Toven, molta esperienza. Sì, questo anno. Perché dici che è merito di Gökhan questo? Cioè, che cosa, come incide Gökhan nelle vostre giornate? A parte che credo che è sempre lì, ogni secondo, qualsiasi cosa facciate. Sì, lui parli con tutti, anche lui ha anche una esperienza. Lui ha giocato all'est, Turchia, dove in Italia. Sì. Sa un sacco di lingue. Lui può parlare in inglese o in francese o in italiano, è spagnolo, no, sa tutto. Sì, questo, lui anche ha una vincere mentalità. Sì, e questo bisogno dell'Udinese, un'altra mentalità, non sempre perdere o sono contento con una partita, abbiamo perso o no, devo fare un'altra cosa. Ok. Beh, questo di Inler, lo stiamo dicendo, è assolutamente un esperimento vincente, no? Che forse non ci aspettavamo, Attilio, che uno che ha giocato fino a giugno improvvisamente arrivi a fare il dirigente e prenda in mano la situazione con un'esperienza simile. Questo forse vuol dire che sei fatto per fare quel mestiere lì. Sicuramente sì, sei portato, vuol dire che all'interno degli spogliatoi che sei stato avevi un tuo peso ben preciso. E anche l'esperienza di aver girato in tante nazioni aiuta, contribuisce a formarsi su tutti gli aspetti. E anche quindi lui si è fatto trovare decisamente pronto. Poi torna a casa, perché è stato tanti anni qua, con la fiducia della proprietà che gliel'ha dato, e quindi subito si è messo a disposizione. Ed è stato anche importante, e penso che sia importante anche per l'allenatore, proprio perché lui arriva da un altro campionato, e quindi quello stargli vicino. Hanno indovinato sicuramente la persona che contribuisce, no? Poi sono i ragazzi che vanno in campo che determinano tante cose, però sicuramente una figura positiva. Sì, è vero. Allora, andiamo a leggere un po' di messaggi. Allora, i messaggi per King, come dicevamo prima, sono veramente tanti, pieni di affetto. Un saluto a Isibue, che per me è un potenziale enorme. Quest'anno si sta rivelando un esterno fondamentale per il gioco che vuole il mister. E poi ancora un complimento a Kingsley, che dopo una stagione difficile come quella dell'anno scorso ha ritrovato le prestazioni decisamente all'altezza per fare un campionato diverso. Sei migliorato molto anche nella tecnica individuale, e quindi insomma continua così. Ho già fatto, ci scrive Linda,
i complimenti a Desibue in occasione dell'allenamento con i tifosi. Ma vorrei rifarli ora pubblicamente perché è un giocatore di grande simpatia, generoso, soprattutto molto disponibile con noi tifosi e, come avete detto anche voi prima, molto umile, questo si nota. Poi c'era anche una domanda che ci scrive Renato dal Belgio. Tu hai giocato per 2 anni con Perez, di fatto vicino a te, no? Come cambia il tuo legame con il difensore che adesso è Cabasele, no? Cosa cambia da Perez a, a Cabasele, ci chiede Renato. Oh, questo è difficile, perché Perez è un grande giocatore, il mio occhio, però anche Cabasele... Cabasele puoi parlare in inglese e con Perez no? con Perez devo parlare in italiano? Okay. Sì, il primo anno è difficile per me perché io non posso parlare in italiano, però con Caba puoi parlare in, forse in olandese, inglese, anche in italiano, però per me è importante questo. Che... Sì, questo. Lingua parlate in campo tu e Cabasele? Come viene? Calcio. Lingua calcio. quella è la comunicazione che è importante, no? Sì, la comunicazione. Sì, è importante. Quindi... No, questo è molto importante. Però sì, quando io non posso parlare in italiano con Perez, ad esempio, parlare in calcio, sì, adesso è più facile. Ok, quindi la lingua che viene va bene, tanto lui capisce qualsiasi cosa. Però ha imparato l'italiano? Perché sì. Io lo ritengo una cosa importante quando un calciatore, un allenatore va in una nazione, si deve abituare a quello. È vero. Al di là dopo di avere tanti calciatori, che l'Udinese ne ha di tutte le nazionalità. È vero. Però... Anche per creare un legame, no? Esattamente. E quindi quello la ritengo una cosa importante. E questa è la dimostrazione che sta parlando, perché è chiaro che magari qualche parola... gli può sfuggire. Fugge, cioè. E quindi magari si aiuta con la lingua madre, che può essere francese o l'inglese o quello che è, e quindi questo è un aiuto in più. Però se ci si abitua alla lingua madre italiana, perché si è qua, è un guadagno per tutti quanti, perché poi è mentalità, non è la lingua che fa la differenza, è la voglia di imparare che fa la differenza. Che c'è chi sta in Italia tanti anni e non impara. Ci sono degli italiani che non parlano italiano come te. E quello poi te lo trovi anche in campo. Sembra una banalità, ma è vero. I miei capelli bianchi e senza capelli mi dicono queste cose qua. No, è una riflessione interessante, no? Perché segna la volontà di collegarsi a un ambiente che è fondamentale. Di integrarsi, no? Proprio. Questo Gareth Bale nel Real Madrid non ha mai imparato una parola di spagnolo. Lo amavano infatti. quello che sta dicendo Attilio non si è mai voluto integrare, non ha mai imparato una parola di spagnolo, è andato via parlando in inglese, non faceva pochissime interviste, è andato via da Madrid tra i fischi. Chi questo? Gareth Bale. Ecco. Chiaramente ti ha fatto vincere una Champions, un gol bellissimo, grande giocatore, tutto quello che vuoi, però non si è mai ambientato. Però credo che la lingua sia importante anche per stabilire una connessione, no, con l'ambiente. Credo che mai Ma anche fuori, conoscere la gente fuori, amici, esatto. Interagire con loro, no? Questo è entrare nel sociale, è fondamentale. Condividere con un tifoso, un amico, un vicino di casa, certo. Aiuta. Qualche volta esci a fare 2 passi in centro, sì? Sì, qualche volta un caffè. Un caffè, sì, va bene. Sì, un caffè va bene. Cappuccino con avena. Un cappuccino con l'avena? Sì, sono intollerante. Al latte? Sì, va bene. Non con l'avana, con l'avena. Senti il giovane Surza. Che perle. Lo sanno l'andrese, non sono la mano. Sei tu, bravissimo. È stato misunderstanding. Lo togliono l'intero. Con ghiaccio? No, con ghiaccio. Questo sciume alcolico è fortissimo. Siete tremendi. Tutte le Adesso io volevo farti sentire una cosa che vi lascerà di Sasso, perché noi abbiamo scoperto una tua abilità che non conoscevamo e che ci ha veramente stupito. Vogliamo andare a sentire un video che hai postato su TikTok di recente? Sentite. I'm
Molto bravo. Un altro top. Senti, domenica prossima che c'è la sosta di campionato, si sposano dei miei amici. Non è che quando hai un piano non è un problema. Bravo veramente. Bravo davvero. Com'è che ti è venuta questa cosa di cantare? Anche questa è una cosa che fai da sempre o hai scoperto piano piano? Sì, piano piano, però anche la doccia. Quando sei a casa sì, tutti cantiamo sotto la doccia, ma poi non è che nessuno di noi riesce a cantare così, eh? Sì. Campazzo forse, ma non ne sarai certa. Quindi hai cominciato a cantare e sei andato avanti senza, cioè è una dote naturale anche quella? Sì, credo di sì, non lo so. Anche con sì, io voglio imparare anche a cantare, però come anche con il pianoforte. Ok. Però sì, devo fare prima le cose a campo e dopo... Dopo... Magari voglio dire, la carriera di pianista la facciamo dopo i 40, sì, va bene? Sì, fa bene. Ecco, sì, però bene. Intanto ci prepariamo. Sì. Bella sta cosa di cantare. Grazie mille. È anche questo qualcosa che ti aiuta a rilassarti? Questo è molto importante. Sì, quando forse fine del campionato io canto una qua. Bella voce. Ma grazie. Cosa canti generalmente? Quello che capita? Hai qualcosa che preferisci? Mi piace il calcio, però anche... musica, arte o ballare. Sì, sei anche ballerino? No, non dircelo perché adesso ti facciamo fare l'esibizione. È un po' tardi, ti devo dormire. Cioè, quindi tu canti, balli, cioè fai tutte queste cose qui? Sì. Ma guarda che incredibile. Mi possiamo chiedere però di fare un balletto al prossimo gol. No, ma abbiamo scoperto un personaggio incredibile. Tu fai un balletto e poi ci dici che è per Udinese Tonight. Ok. Ok? Promesso. Al prossimo gol. Vai, la furta, che intraprendenza. Diceva Giorgia che anche Max vorrebbe cantare sotto la doccia. No, vi prego. No, ho avuto sulla coscienza dei vicini che se ne sono andati, hanno chiesto all'amministratore di andare via perché cantavo sotto la doccia. Ecco, il suo detto, ma come ha fatto a far entrare il pianoforte sotto la doccia? Non è il pianoforte da fuori, lui era sotto la doccia. Sì. Ma certo. È la doccia che è in te che è uscita, capito? Veramente, devi spiegargli tutto. Ora, adesso... Insomma, se ti chiedessimo di cantare una cosa a 5 secondi, la canteresti? Adesso ho visto tutte le camere, sono un po' timido. Sì. Cioè, ti sentiresti più a tuo agio col pianoforte? Sì, con pianoforte. Sì, con pianoforte. Oppure con la doccia, perché mi pare che ci sia un pianoforte. Cioè, guardate, vabbè, questa è terribile, facciamo questa gag e poi te ne puoi andare. Io vado via. Cioè, avevo trovato la tastiera del Sousa, ecco. Però la tastiera non va. Però c'è il pianoforte qui, suona. No. Quindi come la mettiamo adesso? Come la mettiamo? Abbiamo altre sorprese con te. Vabbè, bello davvero. Immagino che a casa sono rimasti tramortiti, sì, anche da senso, questo. Sì, si stanno facendo delle risate, ci stanno chiedendo la tua canzone preferita. Anche da casa vogliono un balletto dedicato a qualche tifoso. Quindi, insomma, dite a King che vada a Illegio a vedere la mostra. Sai dov'è Illegio? Bello. Poi te lo dico. Però Daniela dice che a Illegio c'è una mostra d'arte bellissima. Quindi valla a vedere. E poi ancora... il balletto di presentazione alla terza maglia. Hai fatto un balletto? È vero, dobbiamo ripescarlo, ci scrive Cristian da Palazzolo. Lo andremo a ripescare e faremo una carrellata di balletti di King. Perfetto. E ancora, niente, no, chiedono qual è la tua canzone preferita. No, ho una. Non no, ne hai una? No. Di italiano genere? Canti qualcosa? Italiano? Prossima volta che torni, vieni a cantare una cosa in italiano. In italiano? Sì.
Ok. C'è anche chi si offre, visto che tu hai detto che vuoi anche migliorare nel canto, ci sono degli insegnanti di canto che si stanno offrendo. Massimo da Udine dice: se vuoi, ho un'amica che è insegnante, maestra di canto. Secondo me da domani il doppio allenamento sul campo. Che ci riporti alla realtà. Grazie. Noi eravamo affascinati su questa seconda vita. Ah, ma perché è anche un calciatore. Ah. Sì, sì, okay. Sì. Va bene, allora, è stato un piacere averti qui, davvero. In bocca al lupo. Grazie. Godetevi questa sosta e lavorate, perché poi c'è il Milan e c'è ancora un sacco di strada da fare. Sì. È stato veramente un piacere averti qui. Allora, io direi che potremmo, per farlo uscire e fare poi le nostre ultime considerazioni qui, lanciare un servizio che riguarda l'altra grande notizia di giornata, ovvero la convocazione di Lorenzo Lucca in nazionale, chiamato da Spalletti. Lanciamo il servizio, salutiamo Kingsley, in bocca al lupo davvero. Grazie mille. E vai avanti così. Sì, grazie mille. Servizio, torniamo tra poco. Nella mattinata di lunedì 7 ottobre è arrivata la buona notizia per Lorenzo Lucca, che parteciperà per la seconda volta al ritiro della Nazionale Azzurra in vista delle partite dell'Italia che si disputeranno giovedì contro il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma e proprio a Udine lunedì 14 ottobre contro Israele. Una chiamata arrivata non appena si è sparsa la notizia delle cattive condizioni fisiche di Moise Kean, uscito malconcio dalla sfida del campionato al Franchi contro il Milan. Il tutto è stato ufficializzato da un comunicato della FIGC che recita: constatata l'indisponibilità di Moise Kean per le prossime due gare. Questa mattina l'attaccante della Fiorentina, alle prese con una lombalgia, ha lasciato il raduno e ha fatto rientro presso il club di appartenenza per sottoporsi alle cure del caso. Si aggrega invece al gruppo Lorenzo Lucca alla seconda convocazione in nazionale, 7 mesi dopo la prima chiamata in occasione delle amichevole negli States con Venezuela ed Ecuador. Quella prima chiamata fu davvero sfortunata, perché nella tournée statunitense il percorso di Lucca è stato condizionato da un affaticamento muscolare, qualcosa di non grave ma estremamente noioso, che difatti lo ha estromesso dalla possibilità di collezionare il suo primo gettone di presenza in azzurro, il quale era praticamente certo nella rotazione dei convocati, come fu confermato poi dallo stesso Luciano Spalletti. Il CT non ha mai smesso di guardare la crescita dell'attaccante dell'Udinese, anche se da lì in poi non lo aveva mai ancora richiamato. Le condizioni precarie di Moise Kean, appunto, hanno fatto capire però che nelle gerarchie dell'ex allenatore dell'Udinese Lucca non è poi messo così male, anche se ora dovrà confrontarsi con un Matteo Retegui, reduce da una folgorante tripletta contro il Genoa e attuale capocannoniere della Serie A con Marcus Thuram, con 7 gol. Lucca è però partito molto bene in questa stagione, con 3 reti realizzate in campionato, 5 stagionali, confermandosi da quando è arrivato in massima categoria, meno di un anno e mezzo fa, come l'italiano più prolifico per età. Margini di miglioramento ce ne sono, e lo dimostra il fatto che arriva questa chiamata all'indomani di una delle prestazioni forse meno convincenti, ma la certezza è che le caratteristiche del 17 bianconero potranno tornare utili a Spalletti, magari difficilmente dall'inizio, forse a gara in corso. E chissà che la sceneggiatura occulta di tutta questa storia non voglia che Lorenzo Lucca possa effettuare il suo esordio proprio nel suo stadio per la partita contro Israele. Possibile, anche se la prima chance di esordio arriverà a Roma già il prossimo giovedì. Attilio, che mi dici di Lucca in nazionale? Beh, una bella soddisfazione anche per l'Udinese. Il ragazzo è un ragazzo in crescita che merita. Nel campionato italiano sarà che ci sono tanti stranieri, ma lui è un nome importante, sta facendo bene, l'Udinese sta facendo bene, quindi valorizza anche la presenza di un ragazzo che secondo me ha ampi margini di miglioramento, ma è già a ottimi livelli, quindi ci sta. Se Spalletti lo ha convocato, sappiamo che Spalletti è abbastanza pignolo e quindi lo ha visto delle qualità che può essere utile all'Italia. Poi ha fatto un inizio di stagione pazzesco, no, Gianfranco, quindi anche quello credo lo abbia aiutato, no? Sì, molto buono. Poi nel ventaglio degli attaccanti italiani non ce ne sono tanti, vuol dire. Quindi lui anche giovane, forse Spalletti intravede anche la possibilità che possa migliorare e quindi anche di insegnargli, fra virgolette, ulteriori cose, ed è una convocazione meritata. A me è piaciuta la reazione che ha avuto con l'Inter al fatto di non giocare, cioè non è entrato in campo svogliato, fra virgolette, ma proprio con la voglia di dimostrare che vuole meritarsi il posto e che vuole giocare. Quindi speriamo che abbia la possibilità magari di fare l'esordio anche e di far bene. Sicuramente farà bene anche a lui, perché sappiamo che era un sogno che, cioè, no? Cioè, lavorava per quello, ce l'ha sempre detto che il suo sogno era arrivare lì. Beh, è giusto che sia anche così per un calciatore. Lui ha fatto lo stage
negli Stati Uniti, sì. Però non ha fatto l'esordio, è arrivata questa convocazione veramente all'ultimo secondo, però penso che è un progetto con la nazionale, quindi Spalletti è chiaro che ha una qualificazione da raggiungere, però chiaramente c'è un percorso da fare e secondo me lo ha iniziato a fare nella maniera più giusta, che tra l'altro viene a giocare qua a Udine, poi se fa l'esordio o meno, questo insomma lo vedremo nel corso delle partite, sta di fatto che entra nel range dei giocatori nel giro della nazionale che magari vengono chiamati un po' più spesso e quindi secondo me è importantissimo per lui perché deve avere quelle mire anche per l'Udinese stessa, perché insomma ancora una volta da un giocatore alla nazionale. Non dimentichiamoci, ne abbiamo discusso anche sabato, gol realizzati, occasioni avute, secondo me 3 su 4, ha colpito un palo a Parma, poi altre occasioni, diciamo così, se le è create come il gol con l'Inter o ha realizzato due gol incredibili di testa contro la Lazio e a Parma. Se non altro se non ero a Parma c'era proprio il commissario tecnico a osservarlo. Quindi diciamo che è un pit stop, un punto d'arrivo ma di partenza, perché può arrivare in nazionale bello, però la cosa più importante è rimanerci. Quindi in bocca al lupo, che segua questo percorso, ma gli auguro che sia la seconda di tantissime convocazioni future. È vero, ce l'auguriamo, insomma, perché vuol dire che anche continuerà a far bene, certo. A far bene qui ed è di assoluta importanza ovviamente per l'Udinese. Allora, prima di andare in pubblicità, lasciare andare Attilio, a parte volevo che se avete delle domande per Attilio prima di lasciarlo andare, gliele potete fare. Volevo sapere cosa ha mangiato all'autogrill. Non credo abbia mangiato, secondo me, l'autogrill. Va bene, no, volevo chiederti, secondo te a questo punto, non lo so, intanto che tipo di campionato stai vedendo e che tipo di situazione si può ritagliare secondo te l'Udinese in questo campionato, che è un pochino anomalo, no? Non abbiamo ancora capito bene le reali forze. Sì, ci sono ancora delle situazioni che non sono chiare, diciamo un po' tutto, sono abbastanza ravvicinate, c'è la classica squadra sorpresa, lo è l'Empoli per come ha fatto l'Udinese, appunto perché lo scorso anno anche partiva da una posizione di classifica salvata a pochi minuti dalla fine e si trova lì oggi terza classifica con pieno merito, con dei numeri che ha meritato sul campo di fare, e chiaramente ci sono delle squadre importanti dietro, si dice sempre siamo solo agli inizi, intanto facciamo i punti poi, esatto. e poi vediamo come vanno le cose, però diciamo che senza fare grandi proclami da quella posizione lì si può perdere qualcosina, ma non si va sotto la parte di sinistra, secondo me lo può stare sulla sinistra della classifica, quindi la strada è quella positiva, al di là che non sarà una passeggiata di salute perché non lo è il campionato italiano in genere, bisogna stare concentrati fino in fondo, e però con quello spirito che abbiamo sentito di questo ragazzo qua, proprio con quella voglia di aiutarsi, si supera anche tante difficoltà. E quest'anno sembra stagione nata nel senso positivo, quindi non grandi proclami, umili, ma con grande convinzione e fiducia. È vero. Poi è vero che quando cominciano in maniera diversa le stagioni le senti, no? Anche, credo anche voi addetti ai lavori, sentite se c'è un'aria migliore già dai primi mesi. Insomma. Ma guarda, mi permetto di una cosa che facevo una riflessione vedendo la partita. Di squadra, va bene, l'ho già detto, uno spirito diverso, bello, positivo, di lotta, ma non quando si vince, l'hanno detto loro, no? Non hai stato, puoi farmi ancora meglio, però c'eri come squadra e quindi come valore, ma anche il pubblico. C'è tanta gente, cioè era, con tutto il rispetto del Lecce, era il Lecce, non era l'Inter della settimana, certo, della settimana prima, e c'era stata una grande partecipazione lo stesso di pubblico su quell'onda di entusiasmo, cavalcarlo assieme è molto bello ed è una cosa bella, è giusto che Udine se lo goda, è giusto che se lo goda l'Udinese calcio. Assolutamente, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ti auguriamo altre gite fuori porta con un lieto fine senza retromarce. No. Okay. Sì, no, c'è retromarce, guarda, mi spiace perché poi non fa parte proprio del mio carattere, non mi è mai successo che mi viene una volta polemica in tutti questi anni che lavoro, questa volta è successo, va bene, è passata, c'è già un altro giorno, da qualche giorno è già un altro giorno, quindi guardiamo avanti con grande serenità. Quanti anni sono che alleni? Beh, diciamo che fai il calcolo di quando sei sposata e, e ci siamo 23 anni, 23 professionismo, poi qui all'Udinese, settore giovanile, a Venezia, certo, settore giovanile, o a Sevigliano, come arriviamo a 30, ci siamo. Ti sei mai stufato? Fortunatamente non ancora. No, ok. Fortunatamente non ancora, perché quel giorno che mi stanco mi fermo io.
Ok, non c'è problema. Quindi di pensi quello. Che sentirai quando sarà il momento di... Sì, quest'anno onestamente ho rifiutato un po', perché 3-4 squadre le ho avute fortunatamente che mi hanno cercato. Tra un qualcosa che non mi convinceva, altre cose che non ci siamo trovati sotto aspetti magari economici e aspetto, vediamo. Sì, vediamo anche perché forse con la tua carriera e la tua esperienza puoi permetterti di scegliere di dire dei no, no? Quindi non sei obbligato ad accettare insomma tutto quello che passa. Ma guarda, io di no non le ho detti mai a nessuno perché ero in Serie A, sono sceso in C, non mi sono mai fatto un problema. Dove vedo che si può lavorare bene, dove c'è la fiducia vado e sono ripartito. Tant'è vero che ho avuto la fortuna di vincere 4 volte la Lega Pro su 4 volte che ci sono stato, non tante, 4 le ho vinte qua, la quinta era a Trieste, non ho avuto l'opportunità di chiudere, di vedere se magari riuscivo anche lì a centrarla, quindi quello, però ero in Serie A pochi mesi prima, quindi sono andato in Serie C, non mi creo problemi di categoria, dove penso che si possa andare a lavorare bene, dove percepisco che c'è un qualcosa di positivo, poi serve quel pizzico di sorte poi per far bene in tutte le categorie. Assolutamente. Allora, se vuoi ho l'ultimo messaggio per Attilio. Un grande saluto da Gianni, da Pordenone, a uno dei mister più signori e competenti che il calcio italiano abbia in assoluto avuto. Pazzesco che a Pordenone e Trieste abbiano rinunciato a un allenatore così, dopo tutti i risultati positivi che avevi ottenuto con queste squadre. La ringrazio, troppo gentile, troppo buono. È un po' un nervo scoperto però la storia di Trieste, un po' sì. Sì, è inutile che dica di no, sì, perché sono i numeri, non parlo io, parlano i numeri. Ero terzo in classifica, dopodiché qualcosa hanno perso, mi fermo qui. Meglio che non parli. Meglio non parlare, va bene. Allora, ci vediamo la prossima volta, quando sarai impegnatissimo con un'altra squadra, ma ritaglierai... E torno a casa un lunedì. Ma torni a casa un lunedì, in autostrada, per venire da noi senza retromarcia, ok? Con piacere. Va bene. Con piacere. Grazie da Tiglio Tesser. Piccola pausa, poi torniamo con altre sorprese, il po', ma non potete immaginare chi ci porta stasera, tra poco. Eccoci qua di nuovo insieme al Tonight. Allora, per presentarvi gli ospiti che siamo felici di rivedere qui insieme dopo un po' di mesi, andiamo a rivedere cosa successe a fine maggio in una domenica ad alta adrenalina, a Frosinone, fuori dallo stadio. Andiamo a rivedere. Servizio. Niente, nessun minuto perché sta arrivando la sposa, sta arrivando. Speriamo. Perché l'ho aspettata già un sacco ieri, si fa riaspettare. Arrivano le damigelle intanto, prima le damigelle, venite qua damigelle, eccole qua le nostre damigelle. Siamo pronti, siete pronte? Siete pronte? Certo. Mamma mia, quanto bella, io la sto già vedendo. Eccola qua la nostra Valeria, piano piano. Eccola qua, la facciamo vedere al pubblico di TV12, eccola, facciamo un applauso. Che spettacolo! Che spettacolo, allora prenda la sua bella, caro Cristian. Guardate, questo amore, ancora un grandissimo applauso. Evviva gli sposi! Eccoci qua. Allora, lei tenga questa adesso, passi qui in mezzo, questo è il corridoio dell'amore che ci porterà allo Stirpe per questa ultima grande giornata. Complimenti, cara sposa, io la bacio. Bacio anch'io la sposa. Complimenti. Eccoci qua, facciamo ancora un applauso, prego, andiamo. Evviva. Un momento bellissimo, evviva gli sposi. Bella questa cosa, perché siamo veramente unici, cara Giorgia, siamo unici. Senti, sei più emozionata oggi o eri più emozionata ieri? Dici la verità. E mi è salita una botta di emozione in corriera mentre mi stavo vestendo, incredibile, quindi uguale, dai. E noi siamo emozionati per voi, perché noi siamo contenti di avere tifosi come voi che condividono l'Udinese in ogni momento della vita. Grazie. Bello, grazie a voi. No, veramente, io mi metto a piangere tra poco, ci vorrebbe un po' di riso, ma qua più che il riso ci vuole un po' di sale, quello che magari porta bene. Comunque noi andiamo contro tutte queste cose, andiamo avanti così, sempre solo forza Udinese, rimanete con noi. Allora, fa ridere. Intanto benvenuti, bentornati a Cristian e Valeria. Grazie, buonasera. Fa ridere che tutto questo succedeva prima della partita della vita o della morte, no? Cioè, in cui eravamo in una condizione di ansia ai massimi livelli e loro, che si erano sposati il giorno prima,
entrano allo stadio con gli abiti da sposi. È stata, ci ha alleggerito la giornata un direi po', proprio di sì. Ci ha fatto pensare ad altro. Tutto bene, ragazzi? Sì, sì, sì. Bene. Per adesso sì. Tutto bene. Siamo okay. Ancora qui. Va bene. Siamo felici, sempre allo stadio? Sì? Sì, almeno io sì, lei un po' meno, ma io sì, finora le ho fatte tutte. Bene. Anche le trasferte. Bene, hai visto? Sono belli, sono, eh? Belli, complimenti, veramente. Veramente belli. Veramente, veramente. Una cosa solamente, ma è uscito fuori Mister Tesser incazzatissimo, continua a dire, ero terzo. Chi è che l'ha fatta arrabbiare? Sarà mica qualcuno di Trieste? Ma no, a Udine sicuro terzo. Di no. Cosa gli avete fatto? No? Lo so che non vedevi l'ora di dirlo. Lo so. Era arrabbiato. Vabbè, vabbè, noi non c'entriamo. Colpa di Campazzo, colpa di Campazzo. Sicuramente. No, siamo amici. Siamo amici con la team. Allora, andiamo a rivivere la partita di Zemura. Andiamo a rivivere la partita di Zemura. Torniamo su un po' dei temi della partita di ieri, di sabato, scusate. E poi ci sono anche tante cose per i tifosi. C'è stato, di cui dobbiamo parlare, c'è stato un terzo tempo con Gökhan Inler, che è stata una cosa bellissima. C'è una nuova giornata con l'allenamento a porte aperte, che sarà mercoledì, e c'è tantissimo fermento per la trasferta di Milano. Di tutte queste cose parleremo tra poco, ma prima andiamo a rivederci Zemura? Io direi, prima di andare poi ad analizzare partita, no? Guardiamoci il gol, semplicemente, innanzitutto, che è insomma, qualcosa di veramente bello da vedere, perché insomma questa è la classica giocata che in una partita magari un po' chiusa, complessa da sbloccare, tra l'altro con il fastidio dell'arbitro che gli sta a un centimetro mentre prende la rincorsa, è riuscito comunque a calciarla così bene che già la rincorsa era stata fatta con i passi contati così bene, il corpo tutto perfetto, coordinato perfettamente, che la palla poteva andare solo lì. Qualcuno ha detto, ma Falcone, che era tanto forte, non si è neanche buttato. Però valla a prendere così forte, così tesa. Tra l'altro poi lui magari se l'aspettava anche sul suo palo, quindi il passettino prima non lo fai, perché poi altrimenti vieni fregato. Questa qua non la prendi. Questa non la prendi. Anche se è vero che non ha tolto le ragnatele dall'incrocio, qualcuno ha detto. Ma guardate la reazione di Tovin. Questa spettacolare, come un imperatore. Spettacolare. Visto che Max è uscito con una massima delle sue prima e mi ha toccato nel vivo. Lo so, ma poi comunque è vero, costa, tutto il resto è contorno, ci sta, eh? Gianfranco, io adesso basta, però la ragazzi, seconda non ce la faccio. Ma per una volta che dice una carina, dai. Dai, pazienza. Ecco, posso dire carina, gliel'ha ricordato, Marco, anche tu. Allora, posso dirla mia adesso? Questo è un gol di Zemura. Ricorda Zico, cioè un passo. Se pensa a una battuta che la devi spiegare, ma pensa un po'. Ma no, ma voi siete troppo giovani, siete per ricordarvi questo. Una battuta con i sottotitoli, capite cosa voglio dire? Quando parli di uno che calcia la punizione e che parte col nome di Zico, cioè tu cosa pensi? Secondo me nella sosta parliamo un attimino della sua infanzia. Anche io ho avuto dei problemi con Mezzi, bisogna che mi trovo con lui fuori a parlare delle mie cose. No, lui la rincorsa la fa talmente, lo fa con un passo. E non dà il tempo al portiere di caricare, il portiere non legge dove la può calciare, la mette sopra al secondo giocatore in barriera e quando sopra lì è gol, ha fatto un gesto tecnico incredibile. Ecco perché settimana scorsa io dico, perché io le so tutte, che c'era la punizione su Tovin. No, ma la verità, Giorgio, io cosa dissi? C'era la punizione su Tovin, la punizione era per noi, calciava Zemura contro l'Inter, gol 2-1, si andava sul risultato di 2-1 per noi a fine primo tempo, si batteva l'Inter 2-1, risultato finale. La controprova l'abbiamo avuto domenica. Anzi, non puoi dire niente, Max. No. Cioè, l'analisi perfetta. Stavo cercando... Nel senso, ci scrivono da casa e dai tempi di Zico che non vedevo una punizione così bella. Cioè, sono tutti giovani qua in studio, vero, no, Gianfranco? Lui l'aveva capita, ma... Cioè, quella era... tu, Max, ascolta, ma questa era la guardia cinofila, è ancora aperta, voglio dire, no? Per sapere. No, è una gran bella punizione, ma io credo anche consacrata, Gianfranco, da una bella prestazione, perché insomma sembrava un assatanato Zemura, e che apre sicuramente un dubbio, credo, per le prossime partite per il mister. Che dici? Ma è in forma splendida, sta bene, la punizione è bellissima, secondo me è imparabile, perché è troppo vicino alla porta per permettere al portiere di andarla a prendere. Però c'è da dire che va sulla palla incaricato numero uno di calciare, esatto. Quindi sa che il mister sa che in allenamento è bravo, perché se no non gli farebbe calciare, no? Il fatto che lui stia bene,
Camara adesso è rientrato, potrebbe, diciamo così, però vale il discorso Luca Devi, secondo me, o qualche altro dualismo. Sono in condizione tutti e due, il mister valuterà più in forma e sa benissimo che poi durante la gara avrà la possibilità di fare un cambio e mettere un altro giocatore dello stesso livello, quindi molto importante. Comunque hai detto una cosa giustissima, Ale, adesso sono serio, ma l'arbitro proprio lì deve stare, no, io a rompere le scatole. Anche con Marconi diceva, perché certo, sta lì? Era veramente, cioè, però se poi Zemura manco... No, se tu vedi proprio lo si scansa, l'arbitro era lì, se tu vedi nella rincorsa che lui fa quasi una mezza virgola. Ma mettiti un paio di metri. Ma diglielo, spostarsi, non lo so, però vabbè, è andata però fa così. Cioè prende la rincorsa con un passo, il passo non permette al portiere di leggere e di andare. Talmente vicino, ha fatto un gol incredibile alla Zico. Quando le punizioni erano da lì, lui era gol 9 volte su 10 e lui l'ha calciato divinamente. Adesso, tra l'altro, la punizione l'ha presa Camara. Che posso dire, lui ha fatto un ingresso in campo Camara da quando bellissimo sì, ha giocato una partita, anche se ha giocato solo mezz'ora, pazzesco. Questo ti fa capire come è salita l'Udinese. Parliamo di tanti interpreti e infatti hanno chiuso uno da una parte e uno dall'altra, non ha tolto Zemura, ha giocato bene quando tutti. Ha giocato Camara, Biol ritrovato, Cabasele molto bene, Okoyen spettatore non pagante, ragazzi, ma anche hai giocato bene. Zarraga ha fatto bene, cioè, per quanto ha allungato la rosa, cioè veramente l'ha allungata, adesso ha 20 titolari. C'era l'imbarazzo infatti per il focus singolo sui giocatori, avrebbe potuto farli veramente la partita su... di Davis, ne parliamo ragazzi, l'ennesima partita ad alte frequenze di Davis, a fare tutto sto ragazzo. Sì, è vero. Comunque, tu volevi andare a vedere Zemura? Sì. Va bene, andiamo a vedere Zemura. Che ha fatto, come dicevamo, un'ottima partita fin dall'avvio, dopo pochissimi secondi, dopo un minuto, è andato a rubare alto questo pallone, perché l'Udinese aveva iniziato bene, con grande voglia, con grande determinazione, aveva provato anche a essere pericoloso con Cabasele dopo un minuto e mezzo. Poi effettivamente, tra il decimo quindicesimo, c'è stato un periodo in cui Lecce aveva fatto un po' qualcosina di più, e poi da questa occasione qua l'Udinese è uscita, perché ha collezionato questa occasione con Cabasele, e poi vedremo anche il palo di Zarraga. Però guardate la freccia Zemura, come dicevamo prima, che va con un tocco, si lancia la palla avanti, ruba il tempo al difensore del Lecce che non lo vede mai, mette il pallone teso, anche questo era un ottimo cross, solo ovviamente non così semplice, ma poi lo scambio, no? Tra Lucca e Davis, comunque Lucca che non ha fatto una gran partita, però è stato dentro il match senza nervosirsi, la palla arriva ad Esibue e Zemura di petto si mette davanti ad Orgu, carica ancora, non molle, mette quest'altra palla insidiosissima che Davis di fatto avrebbe tramutato in gol se non ci fosse stato Baschirotto a rovinargli i piani. È stato un Zemura che poi, come dicevamo, ha concluso la sua partita con questa splendida punizione. Da casa ci hanno detto, e pensare che noi eravamo vicino alla panchina, ha scritto qualche tifoso, sembrava che dovesse anche uscire Zemura perché un po' stanco, aveva sbagliato uno stop, e invece bravo Runiec a tenerlo dentro e a spostarlo di fascia, perché insomma aveva capito che in quel momento lì c'era bisogno comunque della qualità di Zemura. E tra l'altro avevo pescato un altro tifoso che ci aveva scritto, visto su Zemura, vi ricordate cosa vi aveva detto un anno fa Daniele Padelli? Disse qualcosa del genere, se Zemura capisce quanto è forte, allora abbiamo trovato davvero un gran giocatore. Speriamo che insomma che adesso lo abbia capito, visto che era terza, quarta partita di fila da titolare. Questo ce lo ricordava Claudio dell'intervista che aveva fatto qua a Padelli, che diceva Zemura non ha capito quanto è forte. Vabbè, comunque l'importante è che tutti insomma si facciano trovare in questa condizione, no? Poi abbiamo capito che l'allenatore è capace di gestirli, di sistemarli, e non abbiamo grossi dubbi su questo, e quindi è assolutamente una buona cosa. E allora, non so se vogliamo andare a vedere anche un po' di occasioni, sì. Oppure vogliamo andare a leggere un po' di messaggi. Come poi vuoi. Torniamo anche sull'attacco. Abbiamo tanti, poi concludiamo con le occasioni, vai, poi vado a ripescare un po' di messaggi. Sì. E le occasioni erano quelle che di fatto avevo anche elencato mentre stavamo vedendo Zemura. Dopo due minuti il corner corto battuto per poi andare a calciare questo pallone dentro, prova a saltarci Lucca, il pallone rimane lì, Cabasele spara da pochi passi e poi Lucca conclude sull'esterno
sull'esterno della rete. Poi c'era stato in realtà un buon momento del Lecce con l'Udinese che si era spaventata quando Biola aveva fatto quell'errore lì. Lecce ha avuto un'altra occasione, l'unica di fatto, con Dorgu, e poi è tornata fuori l'Udinese che ci ha messo un pochino, ma poi è riuscita ad arrivare a crearsi una serie di palle gol una dietro l'altra. Qua ancora Zemura che avvia l'azione, Karlström la difende alla grande, mette dentro il pallone Cabasele di testa, e questo è di fatto la macchia, no, nella partita di Zemura, che probabilmente poteva fare doppietta. Questo era un gol effettivamente più difficile da sbagliare che non da realizzare, però poi si è fatto perdonare con quella punizione lì, e qua però lui va ad avviare l'azione, lui va a chiuderla, e Cabasele, che è stato veramente l'attaccante più pericoloso dell'Udinese contro il Lecce, non solo quella là è la traversa, ma anche qua lui salta di testa, si trova il pallone lì dopo una spizzata, e per un pelo non riesce a incrociarla sul secondo palo. Un'altra buona partita di Cabasele. E poi c'è una splendida azione tutta in sombrero di Zemura. Questa cosa non l'avevo messa nel focus su di lui perché la facciamo vedere qua. Altro sombrero di Brenner, palla che arriva a Zarraga, palo che probabilmente, se uno va adesso al Blue Energy Stadium, lo trova ancora che trema sulla conclusione di Zarraga. Non ci sarebbe ovviamente mai arrivato, c'è stata la deviazione qua anche un po' fortunosa, però Falcone non ci sarebbe mai arrivato. Zarraga ha sfiorato il gran gol, e poi di fatto l'Udinese all'inizio secondo tempo aveva creato l'altra grande occasione, che sarebbe stata l'unica fino a quella al 94esimo, tolto ovviamente il gol di Camarà, che in un contropiede aveva provato anche a chiuderla sul 2-0, c'era stata una grande parata di Falcone. Però al 50esimo con Lecce tu hai creato 5 occasioni da gol nitide, senza il giocatore che di solito te le fa creare queste occasioni da gol. Assolutamente, e anche in un primo tempo che è stato definito un po' non granché, tu hai avuto delle occasioni limpidissime, hai preso due pali, e insomma per questo credo che dico che comunque è una squadra che ha un'anima, che giochi bene o non giochi bene, che vada in difficoltà, che soffra, si vede che è una squadra che c'è. No, questo è. Intanto bisogna dire che Lecce ha preparato, cioè Ogotti, visto che è stato il nostro ex mister, è venuto qua sabato con il Lecce, ha preparato la squadra come lui sa fare, perché noi quando si osservava l'Udinese sapevamo che nella fase di non possesso, nel primo tempo soprattutto, no, Max, e noi le commentavamo insieme, era quasi perfetto. Il problema nel Lecce era poi la proposizione del calcio. Onestamente il Lecce è molto bravo nel difendersi, ci ha studiato, ci prendeva altissimi. Però lì secondo me do merito all'allenatore, perché si parlava di mentalità, non l'ho detto anche prima, vuole inculcare la sua mentalità alla squadra, gestione della palla, sapendo anche di prendersi dei rischi, ma se tu al primo rischio ai tuoi giocatori non glielo fai fare, vuol dire che anche tu hai dei dubbi, e tu i dubbi come allenatore non puoi averli. E quindi ha visto un primo tempo un po' difficile da parte nostra. Però Lecce praticamente non ha mai avuto un'occasione con Dorgu nel tutto il primo tempo, e basta. Difficile sei, Marco. No, ma c'è un contropiede che ci sta nelle squadre avversarie. Sì, ma quattro palle gol. Appunto, sì. Quindi voglio dire, nelle difficoltà, tra l'altro bisogna dire le cose come stanno, in queste partite ti servono i giocatori di classe, perché con una giocata ti assaltano il fortino e ti buttano giù la porta, non nel senso della porta, ma che ti fanno entrare. Mancava Tovin. E quindi il giocatore più importante è una partita più importante, tra l'altro, perché nelle altre gare, e puoi anche fare a meno in queste gare qua, no? E quindi è stata la capacità dell'intero gruppo trovare una soluzione alternativa. Ecco perché dico che sono 3 punti di platino, una vittoria di platino, perché hai vinto anche in un altro modo, non solo nella giocata del tuo giocatore più importante. E ci siamo dimenticati ormai di Alexis Sanchez, che è stato il fiore dell'occhiello della campagna acquisti. Però lui sta lanciando dei messaggi, io guardo sempre cosa mette su Instagram Sanchez, ogni volta che vedo il leone nelle storie, sono le uniche storie che vedo, le sue, e insomma ho visto che ieri ha messo degli video dove toccava l'erba. Si avvicina. È partito il conto alla rovescia. È partito un po' il conto alla rovescia, sì. Insomma, sono segnali, ecco. Poi corricchiava, faceva vedere la gamba che era a posto, insomma. Ci dovremmo essere, insomma, magari non a breve, ma in conferenza stampa l'aveva detto insomma, qualche settimana. Dopo la sosta lui sarà con noi, poi ci vuole il tempo di fargli prendere la condizione, però insomma inizio novembre. Secondo me inizio novembre, però questo è il tempo, insomma, esatto, cioè, sì. Davvero adesso credo si però, possa iniziare a fare il tornando al discorso che faceva Marco, il fatto che tu abbia giocato una buona partita senza sbilanciarti troppo, perché ti mancavano giocatori che legano molto bene come Tovin, è sancita dal fatto che giocatori interessanti, molto interessanti come Rebic per esempio, non l'hai visto?
grande assente del Lecce, Remi. Krstović, infatti, l'altro che stavo dicendo, è un giocatore fastidiosissimo. L'hai visto tu? Anche Dorgu comunque. Sì. Sono giocatori di qualità, no? Ma annullati. Annullati. Non sono proprio esistiti. Ma la costante anche di quest'anno, ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate, che se l'Udinese fa una buona fase difensiva davanti, si riesce sempre a fare gol. Una partita sola non abbiamo fatto gol, mi sembra, quella di Roma. Sì. No? Sì. E quindi la fase difensiva diventa determinante. Domenica, nel primo tempo, non è stata perfettissima, no? Perché i tre difensori si portavano dietro un po' le scorie della partita dell'Inter, si notava, e della Roma, cioè questa insicurezza. Certo. Invece poi piano piano sono saliti il rendimento, al secondo tempo sono stati perfetti. Perché sono stati perfetti sia nell'uscita con la palla, ma anche proprio nei duelli uno contro uno, li ha quasi vinti tutti, e li hanno vinti tutti praticamente. Quindi hanno ripreso quella fiducia che inevitabilmente con gli errori dell'Inter e della Roma avevano un pochino perso. È vero, ecco. Ci riferiamo però, anche a Bia, Gianfranco, no? La seconda volta che giocavano insieme. Sì. Quindi c'è da dire anche questa, no? Questo trio difensivo è la seconda partita, la prima volta con l'Inter, la seconda con il Lecce, perché c'era qua Iaca settimana scorsa, si parlava degli automatismi. Si parla degli automatismi in fase offensiva, ma anche nei tre dietro. Certo. Quando ne cambi due su tre è cambiato il 66% della fase della terza linea, no? E quindi hanno bisogno anche loro di rodarsi. Certo. Avevano una settimana in più di... certo, poi sai, sono saliti, hanno visto che gli errori non si commettono tutte le domeniche, perché altrimenti... E infatti il secondo tempo, Gianfranco, sono bene, stati... C'è anche il piccolo Duré, bravissimo, eh? Sì. È andato ma molto manca, bene, manca un po' nel fisico, sì, no? Sì, fisicamente... Se vuoi, Giorgio, abbiamo anche un focus difesa... Vai. Su Touré e Bioli in particolare, perché poi Cavasella l'abbiamo fatto vedere come attaccante di fatto, ma è stata una difesa comunque, come dicevate voi, che man mano che i minuti passavano iniziava ad avere delle certezze in più. Touré una volta ha fatto scappare via Koulibaly, che poi è stato bravo Okoye, per il resto poi è sempre stato attento. Qua ha chiuso bene sempre su Koulibaly e poi... sempre su Touré e Bion, no? Ci eravamo concentrati, questo possesso palla, Touré ha provato anche a fare quello che gli avevamo visto fare a Roma, poi si sa all'esordio, hai un po' l'adrenalina, giochi anche senza pensiero, poi man mano che inizia a giocare inizia un attimino a capire dove sei arrivato, quindi magari c'è un attimo più bisogno di capire dove sei atterrato, di fare le cose fatte bene, però lui aveva provato ad andare palla al piede a tagliare il campo, qua va a fare una gran chiusura su Krstović, che si rammarica, però di fatto era stato bravo dopo aver fatto uno scatto infatti molto stanco. Touré va a chiudere con la diagonale perfetta e col piedone evita guai. Una cosa, Ale, secondo me bravissimo, perché l'ha studiato. Esatto. Krstović guarda qua. Anche questa è una grandissima lettura. È una grande lettura, perché lui capisce dopo gli errori con l'Inter sta 5 metri più largo, e ovviamente anche Biol, dopo quell'errore che mi era dispiaciuto perché temevo che potesse veramente andare in difficoltà, fa sempre quella Krstović, però poi Biol deve essere lì, è stato, ha fatto delle letture, anche questa al 66esimo sembra una banalità, però di fatto capisce di dover andare incontro e di non dover scappare con Krstović, lo anticipa e va a giocare una palla tranquilla, semplice. Anche Biol è stato attento in una partita ovviamente dove è stato messo anche meno in difficoltà rispetto all'Inter, però serviva proprio una partita alla difesa per riprendere un po' di fiducia. E adesso spero che Touré poi si tolga un pochino l'imbarazzo iniziale e vada a farci rivedere quelle sgroppate che appena arrivato aveva fatto vedere, che poi nelle ultime due partite abbiamo visto meno. Beh, poi comunque è tornato a disposizione, cioè dovrebbe esserci insomma Giannetti dopo la sosta, quindi insomma poi, ci siamo, Camara è stato recuperato, Tovin che ha questi ematomi, insomma avevamo visto bene che le botte contro l'Inter non erano proprio leggerine, quindi anche lui anche credo che magari gli hanno fatto saltare il sogno di provare a tornare in nazionale, però di sicuro penso che col Milan insomma si possano riassorbire, questa è una cosa neanche, dicevamo neanche fallo fischiato nell'occasione, neanche fallo fischiato, vedi, mette il sale nella ferita, vedi? No, perché hai chiesto prima cosa abbiamo visto in campionato, degli arbitri allucinanti. Beh, mi pare bene anche ieri, anche ieri molto bene, molto bene. Chiudiamo la pagina degli anni. Veramente, cioè, ragazzi, che coppia. Non potevi chiedere di meglio, assolutamente. Però ieri sera, apro e chiudo la parentesi, nei media nazionali hanno cominciato a parlare del problema del VAR.
Finalmente, dopo due anni che io sto parlando della mia battaglia, tu sei testimone. Pensa che io ieri... Finalmente ieri... qualcuno sta prendendo la... Pensa che ho dovuto difendere la Juve per l'espulsione di Conceição. Pensa, ti dico solo questo. Sui rigori dati, rigori non dati, c'è un disastro. Non era fallo, ma non era da ammonire. Secondo me è pure fallo, ti dico. Sono d'accordo. Perché quella velocità lì, se uno è grande e l'altro è piccolo, lo tocchi, va giù. Però sicuramente non è espulsione. No, bene Pairetto a Firenze, molto bene anche a Roma, no? Monza-Roma, parliamone, dai. Ieri per la prima volta ho sentito dei dibattiti abbastanza accesi sulla gestione del VAR, sulla questione VAR e altro. Aggiungerei del VAR in Italia. Perché all'estero non è un problema. Il rigore che non hanno dato ieri alla Roma l'hanno sempre dato, adesso non si dà più. Ma giustamente in Europa non lo vanno neanche a guardare, no? Però in Italia era rigore fino a ieri sera. Quindi adesso secondo me ci sarà un focus, perché ha toccato le grandi squadre, semplice. Perché fino a quando tocca l'Udinese come contro il Como, e non voglio aprire polemiche, nessuno dice rigore, niente. Sì, rigore, sì. No? O fallo su Tovè, invece quando tocca le grandi squadre, senza fare il nome di Milan e Roma, allora, o la Juventus, allora si accendono i riflettori. Io continuerò a fare la mia battaglia piccolissima da Udine, la farò, perché vorrei che qualcuno, una lampadina, non un faro, una lampadina sull'Udinese ogni tanto la mettessero. Perché anche noi facciamo il campionato di Serie A. Non so se tu lo sapevi, ma... Adesso vado a vedere... Ho sentito uno oggi, un tifoso dell'Udinese, mi ha detto Atavianfa, il Crudeli dell'Udinese. Pensavo il Crudele dell'Udinese. Il Tiziano Crudeli dell'Udinese. È vero. Però è più bello. Crudeli? Sì, anche secondo me. Sì, dai. Allora, parliamo di cose belle. Il terzo tempo. Ce lo racconti questo terzo tempo con... Gokhan, abbiamo anche delle fotografie ed è bello che Gokhan sia andato in mezzo ai tifosi nel dopopartita. È stata una cosa non organizzata, quindi ancora più bella, e insomma ritrovarsi Gokhan lì per il terzo tempo insieme a tutti i tifosi ludinesi che comunque stavano festeggiando insieme a quelli del Lecce, da dire anche questo. Quindi c'è sempre stata questa massima disponibilità e convivialità della nostra tifoseria a condividere il terzo tempo con tante delle tifoserie avversarie. In questo caso qua c'erano anche gli amici di Lecce e quando è arrivato Goka, insomma, qualcuno è svenuto, più di qualcuno è svenuto. Ma io o qualcuna. Sapere. Ecco, c'è una signora che io ho incontrato nel pre partita contro l'Inter che girava nella borsetta con le foto di Gokhan giovane, perché dice: se mai tornasse Gokhan, esatto, Gliele voglio far vedere. Quella signora lì l'ha visto Gokhan? Ma non c'erano le foto, infatti no. Era disperata. Ha dimenticato le foto, ma la perdoniamo. Ma lo ha abbracciato, l'ha abbracciato, l'ha baciato, lo ha riabbracciato, lo ha ribaciato, chiedendo al marito Giulio di star tranquillo, di perché sì, okay. Sì, però è stato un momento veramente molto molto bello per i tifosi, ma anche per Gokhan, secondo me era emozionato. Chissà che non sia il primo passo verso un ritorno ai vecchi terzi tempi, no? In cui usciva qualche giocatore, insomma, in un clima assolutamente sereno. Lo dicevamo anche prima con Attilio, lo stiamo notando l'ambiente. Mamma mia, Giorgio. È bello, è esaltante, ti coinvolge, è vero, chiedo anche a voi, cioè, io non lo so se è merito di quel grande dramma collettivo che abbiamo vissuto l'anno scorso, quella grande paura collettiva che ha compattato tutti e tutto e si è ripartiti con questa energia, però si sente, sì. Vero? Si sente andando anche in trasferta e vivo. L'anno scorso non so se è aiutato, io credo che non sia cambiato nulla in realtà, okay. Che il tifo sia sempre quello, semplicemente abbiamo vissuto un momento un po' più duro e quindi adesso ci godiamo di più il momento, quello che sta succedendo, però credo che non sia cambiato niente nei tifosi dell'Udinese. Forse l'apertura da parte della società e della squadra ha in qualche modo... Le aperture, i risultati, le prestazioni, sì, Giorgio, certo. Quindi si sente quest'aria nuova, insomma, che però secondo me l'apertura fa piacere. Più di tutto, forse ancora più dei risultati. Cioè il problema è che tu dici: apro il campo d'allenamento, esco a fare il terzo tempo, voglio i tifosi qui, voglio fare la presentazione in piazza, voglio mettere questa squadra nella città. Questo crea qualcosa di più, secondo me. Sì, ha creato un'alchimia bella, 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 e ripeto, è un'alchimia invidiata
da tutte le tifoserie italiane, perché quello che vediamo a Udine e quello che vediamo anche con i tifosi dell'Udinese che vanno negli altri stadi non si vede in giro. Quindi è tanto di cappello a tutti i nostri tifosi che veramente organizzano queste trasferte, e penso veramente a tutte le persone che lavorano settimane per organizzare queste trasferte. Tra l'altro a Venezia e anche a Milano c'è il sold out quasi. C'è... Renata è contentissima, eh? Questa volta ha fatto il sold out, noi la salutiamo, metto Poma, ciao, sold out praticamente. Ciao, quindi anche le gondole. Sì, sì. Ha prenotato tutto, cioè... ha prenotato tutto. Quindi corriere piene e via. Eh sì, non vedo l'ora tra l'altro di tornare anche in trasferta con gli amici di Villa Vicentina. Io saluto Aldo, Aldo magari non verrà in trasferta, sta un po' meglio, così ci è stato detto, però si stanno organizzando per fare la trasferta di Venezia. Quindi non vedo l'ora di andare a fare un brindisino con gli amici di Villa Vicentina. Bene, bene, salutiamo sempre Aldo, mi raccomando, forza Aldo. Sai cosa, Giorgia? Dimmi. La tifoseria nostra è sempre stata una tifoseria di una correttezza unica e anche molto rispettosa. Mm. Anche quando incontro i giocatori in centro a Udine, non sono mai invadenti, i giocatori hanno la loro privacy. E quindi secondo me avere la possibilità di averli tra di loro a fine partita, ogni tanto magari, è veramente, o l'allenamento a porte aperte, è veramente un momento di incontro, ed è un premio per loro, anche meritato, perché poi questi ragazzi quando decidono di andarsene, non sono invadenti, anche quando magari li trovano in qualche ristorante, non sono lì a fare selfie, foto di continuo, li fanno giustamente vivere la loro vita, poi è chiaro, sai, magari un piccolo autografo, un selfie lo chiedono, ma sono molto rispettosi. Sì, assolutamente. E per quanto riguarda la tifoseria, credo che hanno ragione loro, che la vivono molto più di me, perché loro sono in curva, io purtroppo no. Credo che sia sempre stata così. Io ricordo il famoso pareggio di Bergamo nel 2017 quando dissi che quella salvezza con De Canio, mezzo punto lo fecero i tifosi nella gara contro il Torino, perso in casa qua 5-1, e mezzo punto lo fecero a Bergamo che pareggiamo 1-1. La salvezza fu fatta in quelle due occasioni, soprattutto qua contro il Torino, perché 5-1 restare a cantare dentro un'ora e mezza dopo la partita... Mamma mia. Credo che sia nella storia questa. Sì, sì, è vero. Abbiamo segnato proprio un certo 2 anni. Certo. Esatto. E noi salutiamo, gli facciamo un in bocca al lupo per quello che, insomma, sì, purtroppo abbiamo visto. Veramente. È così, è così. Allora, vediamo, andiamo a rispondere a un po' di messaggi? Sì. Vai. Ne abbiamo tanti, ne abbiamo tanti. Allora, innanzitutto scrivono per loro due, Nicola, Nicola che voi conoscete bene, marito di Silvia, che conosco bene anch'io, che è la mia ex professoressa. Ma aiuto! Scrive, scrive, siete... Come? Hai parenti che ti scrivono, sì, anche da casa? No, no, no. Si chiedono se siete già pronti per Milano, visto che siete sempre presenti in tutti gli stadi. Presente. Presente, perfetto. Erano un po' tesi, volevano sapere questa cosa. Poi ci sono un po' di questioni, perché dopo tutte le cose belle, intanto da casa ci scrivono, per favore, dopo ditemi anche due parole, diteci anche due parole su Attà. Ci scrive Paolo della Tisana, ci scrive Giacomo, perché l'impressione è quella che dà la palla a lui... significa quasi metterla in cassaforte. Ma la questione, così ne tiriamo fuori un paio per dibattere, sia Andrea da Pordenone, sia Michele, sia Max e anche altri tifosi, questo qua non si firma, il tema del modulo. Il concetto è, visto che sono lunghissimi, provo a riassumerlo, non credete che la squadra schierata con il 3-5-2, nonostante la vittoria con Lecce, faccia più fatica rispetto a quando giochiamo col 3-4-1-2 e di fatto... Il Michele Morfini ci scrive, in queste prime 7 partite credo che, nonostante io non sia un grande estimatore di Lucca, gli vada riconosciuto il lavoro che fa, ma è meglio insieme a Davis, con Toven a supporto, poi in mezzo al campo io giocherei con Zarraga e Karlstrom, però l'importante è avere di fatto tre attaccanti. E ancora, cosa dite di questo modulo 3-5-2? Perché si è tornati a giocare col modulo che l'anno scorso ci ha fatto tanto male? Nessuno dice niente, ma secondo me non bisogna adagiarsi sugli allori, perché nelle prime 3 partite col 3-4-2-1 non avevamo mai perso, esprimendo anche un buon calcio. È vero che abbiamo vinto, ma il gioco secondo me non era quello di inizio campionato. Attenzione, con che il 3-5-2 col Bologna dicevate tutti, molti da casa, che era uguale all'Udinese dell'anno scorso. Esatto. Non solo voi che state a casa, ma anche gli addetti ai lavori dicevano: l'Udinese è la stessa identica dell'anno perché scorso. Perché si è pensato di tornare al 3-5-2? Questo è un altro messaggio. Io, non c'era la Toven. È il giocatore che ti spariglia. Non c'era Toven, dice Campazzo. Sì, fammi sentire. In generale, io penso di interpretare un pochino, diciamo così, il mister nelle sue scelte.
I moduli sono stati due, 3-4-2-1 e 3-5-2. In questo momento nel quale la squadra aveva dei difensori fuori per infortunio, aveva incontrato l'Inter, il 3-5-2 più cautelativo ti permette anche con Lecce di stare più coperto e di soffrire meno, no? Invece il 3-4-2-1 secondo me devi essere, diciamo, con tutti i giocatori a disposizione e devi farlo molto bene, perché se giochi contro il Milan, l'Inter, con quelle squadre lì ti possono fare a pezzi queste squadre giocando in questa maniera, perché la fase difensiva diciamo, risulta meno, diciamo così, facile da fare, e sarà uno dei temi secondo me della partita di San Siro, perché il Milan è una squadra che ha un grandissimo potenziale in avanti con Morata, Abraham, Leao, eccetera eccetera, concede molto dietro, quindi la scelta è: andiamo a giocare più sbilanciati, più avanti, oppure stiamo più cautelativi, sfruttando sicuramente qualche incertezza che può concedere. Quindi penso che il mister interpreti il momento. Ce la giochiamo, per me. Ce la giochiamo. Ma io sai che i moduli, sì, credo fino a un certo punto, perché quando la squadra è in fase di non possesso c'è un 9-1, cioè uno sopra uno della palla 9 dietro. Non è che se l'anno scorso avessimo giocato col 4-3-3 sarebbe andata diversamente la stagione, no? Cioè, diciamoci le cose come stanno. Io credo che sono più le caratteristiche dei giocatori. E quindi è che Lekamp è un giocatore che secondo me, nella visione di queste due partite, il mister l'ha messo dentro per poter fare il quinto, ma anche il 2-1, perché si può alzare, no? Parliamo di 10 metri. Sì. Quindi l'idea era quella. E quindi sono caratteristiche di giocatori, sì, perché Brenner fa una fase di non possesso decisamente inferiore rispetto all'olandese, capito? E poi quindi io credo secondo me finisci poi di... E quindi secondo me ha fatto questa scelta qua. Poi quando arriverà arriverà Alexis Sanchez, che tu hai Tovin, c'è Iker Bravo, c'è Kelekamp, allora a quel punto lì devi fare delle scelte proprio sui giocatori, in modulo, sai Giorgio, in fase di non possesso le squadre offensive lasciano un giocatore sopra la linea della palla, correggimi se sbaglio. Le squadre ultradifensive fanno un 10-0, cioè 10 giocatori dietro la linea della palla. Quindi, perché si parla di moduli in fase di non possesso. Quando poi costruisci, chiaramente lì dipende la mentalità dell'allenatore, certo, quanti giocatori vanno nella metà campo avversaria. E non è questione di modulo, perché io mi ricordo il Brasile quando aveva Cafu e Roberto Carlos, erano due esterni, ma erano costantemente nelle aree avversarie, quindi non si può parlare di quattro difensori, forse giocavano uno, no, certo, forse giocava al Basta ricordare l'Udinese di Guidolini, esatto, cioè voglio dire, sì, no. Ma anche il 3-5-2 dell'Inter, che ha vinto lo scudetto, esatto, che fa 3.000 gol, è un 3-5-2, ma è una visione offensiva, sì, quindi dipende di Marco Danfries, giocano laggiù in fondo, con Bastoni e Acerbi, che sono anche loro in fase di costruzione, quindi... Però vedi, tornando al discorso di prima, avete totalmente ragione, però quando tu avrai Alexis Sanchez e Tovin, quei due, se stanno bene, quelli giocano, secondo, no? Per capirsi. Si portano a casa la maglietta. Penso che sia un po' difficile. Secondo me non avremo la doppia punta, è difficile, almeno di partenza avremo una punta e i due a piedi invertito, che ragazzi sono i violini. Noi, almeno io ragiono da tifoso, no? Quello che vedo è questo, grande serenità e poi... In tutte le partite, tranne che a Roma, perché a Roma purtroppo non è andata bene, dobbiamo dirlo, l'Udinese ha sempre giocato per vincere. Abbiamo schierato anche le 5 punte e questo atteggiamento, secondo me, a noi tifosi piace tantissimo. Certo. Quindi i moduli, sì, ci sono, ma per me non contano, perché conta solamente chi entra in campo e da tutto. Certo, perché mentalità. Abbiamo visto attaccare, come si diceva prima, anche 5 punte abbiamo visto. Quindi dipende quanti uomini porta nel metacampo avversario. Sì, una delle squadre. Ma poi anche la predisposizione al sacrificio dei giocatori, certo, che hai. Cioè, se sono coinvolti come sono in questo momento, li vedi che sono coinvolti in un progetto, sono coinvolti dall'allenatore, sono coinvolti. Quindi è chiaro che è tutto più facile, no? Penso che il segreto, la vera differenza sia quella. Sì, io ti dico la verità, una delle squadre più belle che mi ha entusiasmato negli ultimi 20 anni è stata la prima Roma di Spalletti, che giocava senza punte, perché giocava con Totti, che era la punta centrale, ma in realtà sappiamo tutti che non è un centravanti, giocava con Mancini, giocava con Perrotta, giocava con tutti i giocatori che poi quando attaccavano in 7, ma in realtà non c'erano degli attaccanti effettivi, quindi non è quanti uomini metti nella metà campo avversaria, ma quanti tu ne porti nella metà campo avversaria. Quindi diciamo preoccupiamoci meno del modulo, perché non è lì il problema, no? Poi c'è anche la capacità di saperlo ribaltare a partita in corso, come ci ha dimostrato
Poi c'è una condizione, mista, no? C'è una condizione psicofisica, esatto, importante, cioè non soffriamo, esatto, mai fisicamente alla fine, non ci mettono mai lì alla fine per farci gol, cioè è importante questo, vuol dire che la squadra sta bene. Tra l'altro adesso quello che stavamo dicendo, sì, perché poi commentano i nostri amici anche mentre ne parliamo, Vincenzo dice non sono molto d'accordo con la questione tattica, secondo me quest'anno passa in secondo piano, nel senso che la grande svolta è rappresentata dall'interpretazione dei singoli. Anche Eros dice, forse magari anche un altro tifoso dice sono d'accordo, resto un fan del tridente, però se continuiamo a vincere va bene così. Eros dice il 3-5-2 non può essere in ogni caso uguale all'anno scorso perché i giocatori hanno cambiato la loro mentalità. Questo era Eros da Aquilei. Anche Max da Gran Canaria che dice di fatto con un allenatore così che dà compiti così, anche se si gioca col 3-5-2 è tutto diverso rispetto all'anno scorso, quindi di fatto quello è, bisogna saper riempire gli spazi, giocare vicini. Credo che la strategia insomma sia diversa rispetto al modulo che sceglie Runic, quindi insomma il fatto adesso hanno scritto quelli che non ce l'hanno col modulo. Bene, ok. Io volevo sapere da voi quanto vi ha colpito, affascinato mister Runic. Io ricordo che ho incontrato lui, Cristian, al primo allenamento a porte aperte, dopo praticamente 3 giorni di allenamento, e mi disse io sono curiosissimo di vedere questo allenatore, che di fatto delle cose nuove le ha portate, no? Ecco, come vi piace? A me piace molto. Quel giorno quando ci siamo incontrati, sì, mio figlio è andato a rincorrere un po' di giocatori, io sono andato da lui, okay, e gli ho detto in inglese, mister, contiamo su di lei. E lui mi ha risposto, e io conto sui giocatori. E quello mi ha lasciato, era una risposta che non mi aspettavo e mi ha colpito, perché poi si vede, a me personalmente piace molto la calma, il suo stare un passo indietro, anche quando a fine partita vengono i giocatori sotto la curva, lui comunque è una presenza che forse non viene neanche, non l'ho mai notato, però c'è, si vede tra il primo e il secondo tempo, quando magari si arrabbia, gliele striglia, si è visto sabato, era un'altra squadra, qualcosa deve essere successo lì. Sì, sì, assolutamente, ma che poi non credo nemmeno sia uno che urli o sbatta porte, no? Io credo che sia uno che dialoga e interviene con le sue scelte, così poi cambia le partite. Beh, l'ha detto Zibue prima, no? Secondo me una cosa importantissima che sta facendo è quella di parlare a tutti i giocatori nella stessa identica maniera, non ha titolari e riserve, secondo me lui li tratta tutti alla stessa maniera. Perché oggi, come si diceva anche in apertura di trasmissione, ha recuperato i giocatori che noi l'anno scorso, sì, abbiamo visto niente. Sì. Zarraga l'abbiamo visto a spizziche, sì, bocconi, Giannetti ha fatto gol alla Juve, poi l'abbiamo perso, Cabasele id è compattato, ma ha recuperato questi giocatori che incredibilmente ci sono serviti all'inizio del campionato. Ma lo stesso Zemura, che anche non c'era mai... sempre criticato. Anche lo stesso Camarà, certo. Però questi giocavano, Ale, invece gli altri, noi ci eravamo dimenticati forse, sì, che esistessero. Sì, Cabasele era sparito, no? Ma anche... Cabasele, Giannetti, ma noi anche ero, Zarraga. E anche Zarraga. Zarraga fa gol alla Lazio, vinciamo 1-0, viene qua, giochiamo... E sì, poi, e non abbiamo più visto giocare. È vero. Sì, fa col Toro, bravissimo, non lo vediamo più. Cabasele fa le partite perché giustamente si era infortunato Jacob Iol, non ha fatto benissimo, ricordiamoci quella col Sassuolo e col Verona, dopodiché sparisce e non lo vediamo più. L'abbiamo visto a Frosinone gli ultimi 5 minuti quando si è infortunato Davis. E invece lui, inizio campionato, Giannetti titolare per una scelta anche sua, perché lui li ha voluti questi. Certo. Lui su Cabasele addirittura si è impuntato, io lo voglio. Certo. Quindi Cabasele l'abbiamo visto quest'anno, Zarraga altrettanto, perché comunque c'è la seconda volta che fa il titolarissimo. Quindi voglio dire, è stato lui bravo a recuperare anche quei giocatori che noi conoscevamo sono meno. Sono tutti e adesso, una, due spanne sopra l'anno scorso, quindi tanto, tanto c'è bravo l'allenatore. Tanto di cappello, vuol dire che lui veramente parla a tutti nella stessa identica maniera, non ha un occhio di riguardo per Tovin, che sembrerebbe più facile rispetto a Touré, che è appena arrivato, o Cabasele. Secondo me lui lì dentro tratta tutti alla stessa maniera, poi anche lui sa il peso specifico che ognuno di loro ha. Però questa è la forza, e adesso lui ha la forza di avere 20 giocatori su cui scegliere. Che è una bellezza, ma non solo nei primi 11, perché io dico sempre che con i 5 cambi è cambiato il calcio. Sono 16 titolari minimo che tu devi avere, se ne hai 20. Se non hai cambi, li spremi. Ma certo. E quindi anche quelli su cui contavi a un certo punto li hai da dover cambiare e non hai pronto il ricambio, è un problema. Ma poi quando ti giri hai dei giocatori pronti tipo Davis o Iker Bravo, noi ci aspettavamo Iker Bravo sabato in campo, sì, non l'abbiamo visto, ma Iker Bravo secondo me è uno dei titolarissimi, o potrebbe esserlo.
E quindi voglio dirti, questa è la grande capacità nella gestione del gruppo. Ma noi l'abbiamo visto anche il ritiro su Vladimir Kirkheim, l'abbiamo visto dall'inizio. Che ha un altro modo, ho visto i giocatori rilassati, loro si divertono tra loro anche in campo, poi quando c'è da lavorare questi lavorano. Sì, beh, assolutamente, si vede da quanto corrono in campo. Andiamo a vedere un attimo, facciamo un riepilogo dei nazionali prima degli ultimi messaggi. Sì, abbiamo una grafica che riepiloga di fatto coloro che sono stati convocati in nazionale, sono tanti, guardate qua la lista, l'abbiamo divisa nome, nazionale che vanno a rappresentare, competizione e ovviamente gli avversari che sfidano, quindi ci sono tutti, Okoye con la Nigeria, Rui Modesto con l'Angola, Zemura con lo Zimbabwe, Camara con la Costa d'Avorio, tutti questi partecipano alle gare di qualificazione nella Coppa Africa. Per i primi vedete che si affronta sempre la stessa squadra, perché giocano due partite sempre con la stessa squadra, non ce ne siamo dimenticate una. La Nigeria affronta in due date diverse, ma sempre la Libia, per fare un esempio. Poi invece Nations League, Lucca convocato con la nazionale italiana, speriamo che possa esordire, perché no, proprio qua a casa sua contro Israele. Lovric e Biol con la Slovenia, sempre in Nations League, come Kallström. E poi ci sono anche i più giovani, con l'Under 21 Sava con la Romania, Abankwa con l'Irlanda, e poi addirittura con l'Under 19 Pejčić, e c'è un campus che viene fatto a Francoforte, dove insomma la selezione dell'Under 17 tedesca vuole visionare tanti ragazzi, tra cui c'è anche il nostro Palma, che lo sappiamo italo-tedesco, e quindi insomma anche lui, essendo aggregato alla prima squadra, viene contato come coloro che vengono convocati. Tra l'altro, che Lovric sia andato in nazionale ci dice che evidentemente non era grave il problema che ha accusato. Vedremo. Possono anche andare poi dopo un paio di giorni tornare, certo, però di fatto Lovric è stato convocato, però non era nulla di grave, si era fermato. Abbiamo capito un'altra cosa con questo allenatore, che uno magari è anche guarito da un problemino fisico, ma quella partita lì non la gioca, aspetta ancora una settimana, molta cautela. Vedi Camara, Giannetti, Lovric, probabilmente l'anno scorso avrebbe giocato e si sarebbe fatto male. Sì. No, beh, qualche esempio l'abbiamo avuto di giocatori che rientravano. Andate dallo stesso veggente voi due. Sì voi. Anche da esatto. No, perché io e Ale abbiamo una partita aperta tra noi in quella famosa gara contro l'Inter. Quasi ci siamo beccati, perché secondo me Tobin non si era fatto niente, se no non sarebbe rimasto in campo. Secondo lui invece Tobin si era fatto male, io ero tranquillissimo, dico se rimane in campo non si è fatto niente, è rimasto fuori 3 mesi. Hai trovato chiuso il veggente. Sì, il veggente era chiuso. Vabbè, insomma, dai, no, vabbè, insomma, la sosta arriva credo al momento giusto per tentare di recuperare tutte. Poi non è mai il momento giusto quando vinci, perché quando vinci non vorresti fermarti mai, vorresti giocare già su. Cioè, come è rilassata Valeria anche quando torna a casa il suo Cristian. Cioè, ecco, questa l'umore di Cristian quest'anno, credo che il ritorno dallo stadio sia straordinario. Sì, è vero. Sì, quando tornavo l'anno scorso. L'anno scorso era un po' più arrabbiato, dai, ma quest'anno va meglio, quindi continuiamo così, per favore. Ecco, beh, insomma, se l'hai sposato nella disgrazia, adesso sei nel momento felice. Quindi... Senti, Giorgio, dobbiamo fare un regalo a questi ragazzi, perché l'avevamo promessa, quella bella giornata che abbiamo passato insieme. È vero. Il regalo, quindi sfruttiamo questo momento, Music Tonight. Sì. Quindi ufficiale, domani avete il numero telefonico di Turismo FVG che vi farà fare questo bel weekend, il vostro viaggio di nozze a Tarvisio, Monte Lussari. No, quando c'è la partita, deciderete voi, ok? Poi magari se volete io e Giorgia veniamo a controllare se tutto va bene, se volete, giusto per bere, per bere qualcosa, sai, la convivialità innanzitutto. Il no? Cappuccino con quindi, l'Avana. Quindi grazie a Turismo FVG. Quello di Enzibue. Grazie a Turismo FVG, tutti i sogni si realizzano. Quindi tutti i sogni si realizzano. Allora, grazie. Quindi andranno a farsi un weekend sul Monte Lussari. Oh, sì, con la neve, grazie. C'è già la neve, no? Credo sicuramente. Ho stato sul Monte Lussari a piedi. No, ma guarda c'ho anche la foto per te. Testimoniare dove se vuoi, c'erano 40 cm di neve, mamma mia. E quindi, però è tutto chiuso in questo momento, quindi bisogna documentare tutto. Aspettare. Abbiamo anche noi un pensiero di ringraziamento, perché per il matrimonio avevamo deciso di non fare delle bomboniere, ma di piantare un albero per tutti i partecipanti, quindi anziché dare la cornicetta d'argento che poi non piace a nessuno, veniva dato un buono che corrispondeva a un albero, poi va gestito, va seguito, quindi abbiamo deciso di donare all'Udinese un albero che verrà piantato, e poi ci sarà qualcuno, forse tu, insomma.
guarda qua, più di qualcuno. Lui ha pollice verde. Viene piantato in giro per il mondo, viene monitorato, poi quindi arrivano le foto, arriva tutta la gestione. Quindi ci sarà un albero per l'Udinese. Bello. Grazie. Che bello, che bello. Sì, sì. Bello davvero, grazie, grazie. E poi ovviamente mandateci le foto da Lussari quando decidete di andare. Non tutte. Non, no, non tutte. Quelle fatte all'esterno, nelle escursioni. Giusto. Non tutte, non guarda tutte. Come ride Surza. Andiamo con gli ultimi. Stasera va così. Allora, così. Allora gli ultimi messaggi. La partita contro Lecce ci ha fatto capire che forse, a parte Dovel, ma i giocatori mancanti sono di sicuro tutti utili, ma nessuno indispensabile o imprescindibile. E poi ancora. Runi ci parla anche di difesa a 4, secondo voi è un esperimento che potrebbe fare, dice Max da Gran Canaria. Ho sentito tante critiche, dice Luciano dalla Tisana, ma a me Brenner è piaciuto anche nel primo tempo, forse non era proprio la sua partita. E poi ancora, anche secondo me, scusa, ha ragione, troppe critiche su, anche a me non, sì, non è stato un po' massacrato, è troppo vero. Massacrato ingiustamente secondo me, o meglio non è stata la sua miglior partita, ma ho visto dei giudizi troppo tranchant. Che fine ha fatto Pizarro? Ci scrive Renato da Udine, ve lo spieghiamo tranquillamente. Era un po' in ritardo di condizione, ha avuto un ulteriore affaticamento, quindi anche l'altro cileno, il giovanotto, non preoccupatevi che arriverà, c'è tanta curiosità su questo ragazzo. Ci sarà da divertirsi, dice Emiliano da Bari, quando il trio d'attacco sarà Toven, Davis, Sanchez. E poi ancora una delle cose più belle che ha detto prima Esibue è questo mister è speciale, fa capire tutto quello che ha fatto di buono Costa Runjajić. È vero, è vero. Ci ha colpito Kingsley, simpatico. E, non lo so, cioè questo sorriso, questa umiltà, questo modo pacato di fare, mi ha veramente colpito. Sono contenta che insomma l'abbiate coccolato anche voi da casa con tantissimi messaggi. Sì, questo dovrò andare a verificare, ma secondo me per un singolo giocatore siamo sul record. Mi piace, messaggi. Perché poi sembra sempre che quelli che criticano la vincano, no? Invece non è vero, perché poi anche quelli che apprezzano sanno alzare la voce e farsi sentire quando è il momento giusto. Non sempre a sproposito. Ma quando è il momento giusto. Ci sono anche quelli che vogliono dire delle cose positive e non solo cose negative. Abbiamo bisogno di questo, dai. Allora... Cioè io non lo so come definirlo, è il momento che tutti attendevano. Arriviamo a chiamare Kingsley a fare una musichetta al piano. Sì, fare la sigla a Kingsley. Sì. L'annuncio così, l'annuncio un jingle, no? Eccolo qua, come il siamo ridotti. No, la prossima volta ne studiamo uno apposta, Abbiamo 2 settimane davanti, vedrai, ti stupiremo. Ma il tastierista lo possiamo mettere. Bene, allora intanto facciamo una piccola premessa, sì. Perché abbiamo citato nell'ordine delle persone molto importanti, da Julio Velasco a Winston Churchill e Nelson Mandela l'ultima volta, no? Quindi per trovare un accordo di livello dopo una vittoria e una posizione in classifica così non era facile, no? In più abbiamo detto la scorsa volta che la partita con Lecce avrebbe segnato una via per la squadra. Perché? Perché se perdevamo un po' di down, depressione, perché terza sconfitta consecutiva, il pareggino era un po' mezzo e mezzo, la vittoria avrebbe fatto un po' sognare la squadra, piedi per terra, abbiamo detto però il pubblico, i tifosi fanno sognare. Quindi la frase citata è di uno dei più grandi personaggi della storia, secondo me, ma non solo secondo me, e dice: traccia la tua rotta verso una stella e supererai qualsiasi tempesta. Leonardo da Vinci. Applausi. Frase del 1400, verso fine 1400, quindi era un po' avanti l'uomo, mi sembra. No? Siamo nel pieno Rinascimento. Perché non mangi i baci perugine. Traccia la tua strada, traccia la tua rotta verso una stella e supererai qualsiasi tempesta. Quindi un obiettivo alto, importante per superare poi tutto il resto. Non ho parole. Possiamo anche io e te, Max, vi facciamo vedere che anche noi sappiamo queste cose. No, volevo dire che grazie alla sua presenza il livello del Tonight è salito. Lui sta citando i baci, i biscotti della fortuna, sta citando, dai, più pazienza. E ce l'ho avuto in trasmissione per anni, dai, più pazienza. Vabbè, dai, vanno bene anche quelli. Allora, vuoi chiudere con l'ultimissimo?
Con l'ultimissimo, ma secondo voi, vista... ah, l'ultimissimo, no, due ne ho. Secondo voi con il Milan possiamo provare a strappare il primo punto a una grande? E soprattutto da Milano mettono Fonseca in discussione, ci scrivono, speriamo di non trovarci un Milan che ha cambiato allenatore, perché se no sarebbe complicato. Non c'è Hernandez, squalificato. Non lo cambiano, non lo cambiano. Manca Hernandez, che per loro comunque è un giocatore fondamentale, e noi come sempre andiamo a giocarcela. Comunque il Milan è un punto di domanda. Milan è un punto di domanda. Non lo sai, non lo sai che può uscire bianco, nero, non capisce niente. Ovviamente sì. Arrivano anche tanti messaggi che mi ero salvato per Luca, contentissimo ovviamente per la convocazione nazionale di Luca, che se la merita. Scusa Max, se ho interrotto, ma mi sembrava. No, anche no, Thomas ci aveva scritto. Thomas aveva scritto non, su cosa su gli Luca. Diciamo agli amici a casa? Non si sa. Il Milan veramente non sai cosa possa uscire. Comunque abbiamo due settimane davanti, la prossima, lo sapete, lunedì prossimo a quest'ora ci sarà il nazionale qui, in una, tra l'altro un appuntamento abbastanza discusso, problematico, tra virgolette, insomma, però insomma saremo qui a raccontarvi tutto questo e speriamo che in questo contesto di così tensione di avere la gioia magari di vedere Lorenzo Luca in campo qui nel suo stadio, vedi, nel suo stadio con addosso la maglia dell'Udinese, glielo auguriamo davvero tanto. Grazie Gianfranco Cinello, ci serata. Vediamo tra due settimane con la musichetta, sì, prometto. Grazie Marco Tavian. Ciao Zonza. Grazie Massimo Campazzo. A stasera voi. Avete un che di rosa, tutti e due. Sì. Bellissimi, bellissimi. Hai visto che la... Vabbè, non lasciamo fare. Siamo Gianni e Pinotto. Belli, siamo, belli. Meravigliosi. Starsky e Hutch, non so, chiamaci come vuoi. Thelma Louise. Fermati lì, perché si è tirato fuori Thelma Louise l'altro lì, a Vanna. Li lascia stare, va, dai. Grazie a Cristian e Valeria, mi raccomando. Andate avanti così, belli, sorridenti, felici. Raccontateci come andrà, insomma, su Lussari. E soprattutto, insomma, gioite un sacco di volte per i gol dell'Udinese. Questo sarebbe, no? Visto come è iniziata la vostra storia, sarebbe bello che andasse avanti così, con questi sentimenti. Grazie Alessandro Surza. Grazie a te, Giorgia, grazie a tutti. Grazie Poma. Giorgia, grazie a te. Ne approfitto anche per salutare Nicola Donato e tutta la sua famiglia. Nicola non sta attraversando un bel periodo, è all'ospedale, in terapia intensiva, però si sta riprendendo, ve lo dirò a tutti gli amici che lo conoscono. Quindi forza Nicola. Assolutamente, lo salutiamo e soprattutto la sua famiglia che sta sicuramente vivendo dei momenti difficili. Ci fermiamo qui, buonanotte a tutti, buona sosta di campionato serena, ci rivediamo la prossima settimana ovviamente. Buonanotte. Stasera, frutta fresca di stagione, i chicomori questo amore. Un passo di twist and I have a dream. Le scarpe di Travolta nel festival gris. Come mi agito quando sei qui. Anima mia.